Buon pomeriggio a tutti, continuiamo. Eh, cerchiamo di, siamo d'accordo, organizzare la tavola rotonda in modo eh, da poter confrontarci in maniera anche agile, facendo magari necessariamente anche poi un secondo giro e lasciando un po' di spazio anche a eventuali curiosità, domande, interventi, ovviamente di chi, e ringrazio, è venuto qui a sentirci. Grazie ovviamente a Francesca Cure e a tutti gli organizzatori. Eh, due parole prima di eh, iniziare la tavola rotonda, sarò molto breve. Dal punto di vista degli studi del diritto costituzionale questo è già emerso anche negli indirizzi di saluto, in particolare sia per quanto riguarda ciò che ci ha detto Nino Rottolo, sia per quello che ha sottolineato Nicoletta Sarti, il concetto di cittadinanza ha avuto un'evoluzione evidente. Nel senso che, come ci diceva Nino prima, indicare un'appartenenza vuol dire comunque segnare un confine. E il confine non è solo un confine territoriale, materiale, ma anche un confine linguistico, culturale, tradizionale, può essere anche un confine religioso. Cioè appartenere a una comunità vuol dire segnare un confine tra alcune comunità e altre comunità. Guardate che questo è importante tenerlo a mente perché oggi il concetto di cittadinanza rischia di eh, sottolineare o eh, essere inteso più su questo particolare e inevitabile in parte eh, modello originario, mentre, come eh, si è eh, visto, in altre epoche è stato un fattore di forte inclusione. Soprattutto per quanto riguarda la tradizione di cui noi siamo più debitori forse in Europa continentale, e cioè quella rivoluzionaria francese, l'idea di cittadinanza era un'idea inclusiva, che voleva sostituire a una comune appartenenza di diritti e doveri, come è stato giustamente detto, voleva sostituirsi a un mondo frastagliato eh, in classi sociali, appartenenze, status e vari privilegi. E allora in quel momento il concetto di cittadinanza è servito davvero per frantumare una suddivisione tra diversi status, anche dal punto di vista giuridico è stato veramente un concetto rivoluzionario in quel momento, con finalità di tipo inclusivo. Oggi eh, è messa sotto tensione anche perché tra, le diverse, eh, tra i diversi filoni culturali che hanno alimentato in Europa il concetto di cittadinanza eh, iniziano a porsi delle tensioni. Guardate che pur essendo tutti ormai figli di un patrimonio culturale, storico, ideale, che è quello del costituzionalismo liberal-democratico, almeno in questa parte di mondo, e quindi avendo un patrimonio di valori comuni che mette al centro la persona, la sua dignità e i suoi diritti inviolabili, eh, storicamente il concetto di cittadinanza è anche all'interno del percorso europeo eh, affrontabile secondo due prospettive diverse. Noi siamo più legati, abbiamo visto, alla tradizione francese di cittadinanza come appartenenza a un popolo, a un demos. Ma attenzione, vi sono altre tradizioni che hanno innervato la cultura giuridica, storica, eh, politica europea. Che sono invece state più attente all'idea di cittadinanza come etnos, come appartenenza etnica. Eh, penso alla eh, cultura slava, germanica. Ebbene, questa sintesi nella costruzione a volte traballante del percorso dell'Unione europea è particolarmente importante averla come punto d'approdo. È fuori discussione che. La globalizzazione, le tendenze universalistiche eh, che sono ricollegabili a questi ultimi decenni mettono sotto tensione lo Stato, le sue tradizionali categorie e quindi anche alcune consolidate categorie giuridiche la stessa sovranità degli Stati, l'idea appunto della territorialità del comando giuridico, sono messe sotto tensione da una crescente richiesta da un lato di internazionalizzazione, direi meglio universalizzazione, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei diritti e a volte nel momento in cui queste tendenze non riescono ad essere regolamentate e governate con efficienza, alcune tendenze di diciamo, risposta che invece mirano a una improvvisa, no? un improvviso richiudersi delle comunità all'interno di loro stesse. Tra l'altro delle comunità addirittura più ridotte rispetto a quella statale, cioè il contesto in cui queste dinamiche spesso oggi si vivono con maggiore evidenza è proprio il contesto urbano. Per cui sono le comunità locali, più ancora e prima di quelle nazionali, che hanno a volte la tendenza eh, a rinchiudersi. E allora questa. Eh, questa consapevolezza ci deve far riflettere su eh, alcune eh, concezioni che non dobbiamo ovviamente considerare del tutto superate, ma vanno rilette alla luce dell'evoluzione. Eh, penso in particolare alla distinzione che si sta affermando, ed è utile da tenere presente, tra appunto cittadinanza come appartenenza a una determinata comunità politica, di diritti e di doveri, e quindi come identità che dietro porta con sé ovviamente il concetto di alterità rispetto ad altre comunità, alterità che non vuol dire per forza ostilità, eh, sia chiaro, e invece cittadinanza come partecipazione, cioè come contributo attivo a prescindere dal vincolo formale di appartenenza a una comunità politica statale o un'altra, come partecipazione alla vita, in particolare a livello urbano, cittadino e locale, e al tessuto sociale in cui si risiede stabilmente. Ecco che ultimamente questa seconda concezione, questo concetto di cittadinanza sociale che attiene alla partecipazione alla vita di una comunità e prescinde dalla eh, identità, del vincolo formale di cittadinanza, è qualcosa che eh, ci consegna parte di quel percorso di evoluzione. E allora un ultimo accenno al dibattito. Che su questo sfondo oggi è particolarmente attuale sulla proposta di riforma dell'attuale legislazione sulla cittadinanza. Eh, la legge sulla cittadinanza vigente del 92 a sua volta interveniva dopo 80 anni rispetto alla precedente legislazione. Quindi è chiaro che sono temi quelli che attengono alla eh, descrizione e alle modalità di acquisto della cittadinanza che attendono proprio al cuore stesso dello stare insieme in una comunità statale. Il popolo è uno degli elementi tradizionalmente considerati costitutivi dello Stato. Ebbene, la cittadinanza perché è disciplinata e regolata da una legge? E non troviamo direttamente in Costituzione alcuni elementi che ci dicano cosa vuol dire essere cittadini della Repubblica italiana. Perché? oltre a essere una tendenza di moltissime carte costituzionali, non fu una svista o una mancanza del nostro Costituente ma come altre condizioni eh, giuridiche particolari che erano il presupposto come è stato ben detto per l'esercizio e il godimento di tutta una serie di diritti, eh, si, ci si riferiva al concetto di cittadinanza come per esempio a quello di maggiore età che è più volte evocato dalla Costituzione ma senza essere disciplinato, previsto contenuto nelle leggi Civilistiche, nel codice civile, in quel caso nella legge del 1912 sulla cittadinanza. Tuttavia, i diritti dell'uomo e del cittadino non sono per nulla assenti dal testo costituzionale, anzi. E vorrei sottolineare un fatto. Se voi sfogliate la Costituzione italiana, vedrete che ci sono alcune situazioni giuridiche soggettive, alcuni diritti che sono riconosciuti in capo a tutti. Per esempio, tutti possono manifestare liberamente il proprio pensiero o tutti possono professare un credo religioso. Altre invece, fattispecie eh, giuridiche, soggettive, altri diritti fondamentali, sono riferiti esclusivamente ai cittadini. In altri casi ancora il diritto inviolabile è disciplinato in sé per sé in maniera neutra e si dice la libertà, per esempio a quella personale, di domicilio e così via, è inviolabile. Senza dire a chi spetta chi ne sono i titolari, e quindi facendo presupporre che è la persona in quanto tale ad essere titolare di quel diritto e non solamente i cittadini. Fu una svista? Si tratta di cattiva redazione del testo, di un momento costituente che, è nella passione e nell'entusiasmo di dove scrivere i principi e i valori fondamentali si è lasciato andare su qualche elemento di contraddittorietà. A leggere bene gli atti dell'Assemblea Costituente così non è. E guardate che. Non è un caso che i diritti che la Costituzione riconosce espressamente a tutti, a prescindere dal vincolo di cittadinanza, e aggiungo io, cosa importante da tenere presente, a prescindere nel loro nucleo essenziale anche dalla regolarità o meno del soggiorno, sono quel nucleo di diritti che si sono affermati storicamente per primi nella storia dell'evoluzione del costituzionalismo. Mentre invece non è secondario riflettere che, per esempio, i diritti che espressamente sono riconosciuti ai soli cittadini tradizionalmente sono quelli che riconduciamo all'alveo dei diritti politici. Quelli di partecipazione politica attiva, il simbolo uno per tutti, il diritto di voto. Allora queste scelte ci fanno capire come la nostra Costituzione, che pur non parla direttamente di cittadinanza, parte dal presupposto che vi è un patrimonio di diritti inviolabili della persona che le spetta sol perché viene al mondo per chi ci crede alle suggestioni gius naturalistiche sulla base del diritto naturale. Ebbene, questo è un dato importante da tenere in considerazione. Quando anche si dovesse discutere, come si sta facendo, di una riforma delle modalità di acquisto o meno della cittadinanza, sappiamo che il contesto costituzionale di riferimento è un contesto in cui i diritti fondamentali della persona alcune libertà inviolabili sono riferite espressamente alla persona in quanto tale, a prescindere dal vincolo di cittadinanza, anche in connessione con l'affermarsi di un livello di tutela internazionale dei diritti umani che era sconosciuto prima della seconda guerra mondiale, prima della fine della seconda guerra mondiale. E allora, e chiudo davvero, i diritti che la Costituzione riconosce ai soli cittadini, faccio un esempio per tutti, la libertà di circolazione, e soggiorno. Sol per questo non dobbiamo ritenere, noi dobbiamo ritenere che non siano eh, usufruibili, garantiti a chi cittadino italiano non è: assolutamente no. Però la differenza è che non troveranno una diretta tutela a livello costituzionale, ma saranno disciplinati dalla legge ordinaria. E guardate che non è un caso che proprio sulla circolazione e l'ingresso, o meglio, ingresso, circolazione e soggiorno di chi non è cittadino italiano il punto di riferimento legislativo sia un testo unico, una legge, il testo unico sull'immigrazione, che chiaramente a differenza della fonte costituzionale è frutto a volte inevitabilmente delle sensibilità politiche delle maggioranze che ricevono il mandato per governare il Paese. Ci sono state nella disciplina dell'immigrazione, dell'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri diverse tipologie di filosofie, momenti di maggiore apertura e momenti di maggiore chiusura. Ora questo in parte è una conseguenza della circostanza che nel rispetto dei vincoli internazionali che la Costituzione richiama, la disciplina concreta di alcuni diritti di chi non è cittadino italiano è rimessa alla discrezionalità del legislatore che però, attenzione, trova... Nella ragionevolezza e nella non discriminazione un limite costituzionale fondamentale che la Corte ha più volte affermato, dichiarando illegittime alcune disposizioni di legge. Quindi un quadro, e scusate se mi sono allungato eh, troppo, molto complesso, affascinante dal mio punto di vista per chi studia il diritto costituzionale, una sfida che consegna all'opera del nostro legislatore e saluto qui l'onorevole Marilena Fabbri, che è stata tra l'altro relatrice alla Camera che l'approvò, se non sbaglio, nell'ottobre del 2015, eh no? il disegno di legge attualmente in discussione al Senato, legislatore che ha un compito non facile, ma sicuramente di traiettoria davanti a sé. Vedremo cosa succederà. Mi scuso per le lungaggini e, come da accordi, darei la parola a Luca Alessandrini, che è uno storico, oltre che un amico, ed è il direttore dell'Istituto Parri Emilia-Romagna. Grazie mille. Di fronte a un tema tanto grande ho pensato di soffermarmi su tre suggestioni, su tre ambiti tematici, che taluno può considerare scontati, financo retorici, ma che ritengo abbia sempre senso tentare di tenere presente. Il primo riguarda l'emigrazione italiana. Perché noi parliamo di cittadinanza agli stranieri essendo un paese che ha prodotto emigranti per una quantità di anni considerevoli, probabilmente per un secolo, probabilmente di più, ma insomma in termini statisticamente rilevati per un secolo. Una tendenza che si è arrestata soltanto con quella stagione che è stata giornalisticamente definita del miracolo economico, no? con la tournée. Della fine degli anni 50 del secolo scorso, quando l'Italia, in dieci anni soltanto, da paese rurale arretrato diventa la quarta potenza industriale del mondo. Eh, ma fino ad allora, l'Italia produceva per la sua spinta demografica, per la scarsità di eh, risposte eh, all'interno del paese, ma anche per motivi politici produceva una quantità di emigranti impressionante. Le cifre sono ehm, disarmanti, parliamo di milioni e milioni di persone che si trasferivano in pianta stabile, non temporaneamente, eh, in altri paesi, in particolare Stati Uniti, Brasile e Argentina come è noto, eh, esiste una presenza fortissima, riconoscibile di questa immigrazione eh, ancora oggi. Eh, la prima precisazione quindi è soltanto un promemoria. I numeri sono impressionanti. Se noi pensiamo che in Italia negli ultimi 25 anni sono arrivate qualcosa come 4 milioni di persone extraeuropee. Ecco, noi possiamo dire soltanto noi italiani di avere mandato in America 14 milioni di persone quando l'Italia aveva 33 milioni di abitanti. Ecco, per dare un'idea degli ordini di grandezza. Come queste persone si integrano nei luoghi d'arrivo? Lo sappiamo no? La grande malavita statunitense, i film meravigliosi in bianco e nero sul gangsterismo degli anni del proibizionismo sono italiani, no? Al Capone, L'Achi Luciano. Eh, abbiamo fatto grande la grande malavita statunitense. E nello stesso tempo eh, troviamo eh, grandi italiani anche dall'altra parte. L'aeroporto di New York non è intitolato a un emigrante italiano, La Guardia, oppure le trade unions, sindacato riconosciuto come uno dei, degli esempi di organizzazione del lavoro, è stato fondato da un emigrante siciliano povero e via discorrendo. Eh, in Brasile si chiamano Paolini, eh, i più ehm, combattivi. Eh, anarchici eh, che eh, stabiliscono il buono e il cattivo tempo della conflittualità sociale in Brasile a fine 800-inizio 900. E I Paolini sono tutti emigrati italiani, eh, in parte politici. A Pittsburgh negli Stati Uniti c'è una comunità anarchica straordinaria, per esempio, eh, fuoriusciti eh, degli anni, dagli anni 70 agli anni 90 dell'800, eh, per esempio. Eh, Gaetano Bresci, eh, il regicida, eh, è un ragazzo di Prato che emigra per motivi al tempo stesso politici e economici negli Stati Uniti e da lì torna in Italia per uccidere il re la sera del 29 luglio dell'anno 1900, avendo una discussione intensissima nel fuoriuscitismo anarchico eh, americano sull'opportunità dei gesti terroristici o meno, la conflittualità è molto aspra anche all'interno di quel mondo. Eh, Parigi eh, negli anni venti è un luogo di rifugio degli antifascisti italiani, ma anche di tanti italiani che non trovavano eh, lavoro in Italia, per cui è molto difficile distinguere tra l'emigrazione politica e l'emigrazione economica. Certo è che a Parigi eh, nel 1926 c'erano almeno sette cooperative edili eh, anarchiche it, di, composte da emigranti italiani. Per tacere, perché adesso è venuto di moda questo tema e se ne parla tanto, il furto della Gioconda nel 1911 al Louvre è stato uh, opera di un emigrante italiano il quale era convinto di eh, fare un gesto patriottico, era convinto di dover restituire all'Italia la Gioconda che sarebbe stata rubata. Purtroppo si sbaglia perché la Gioconda è una delle poche opere del Louvre non trafugate, ma se l'era portata con sé Leonardo quando va alla regia di Amboise presso Francesco I, luogo dove sarebbe morto. Ma eh, questo signore ci crede talmente tanto che dopo essere riuscito nel furto, dopo aver conservato amorevolmente in una teca eh, climatizzata ehm, eh, la tela perché eh, viveva in una casa molto povera, era troppo umida, aveva paura che l'opera si rovinasse, riesce a portarla in Italia e prende immediatamente contatto col direttore degli uffizi che ovviamente immediatamente lo fa arrestare. Eh, questo per dire che noi abbiamo eh, questo passato che è ancora presente e vivo, sono ancora ambigui e complessi i rapporti, per esempio malavitosi, tra l'antica emigrazione italiana e il nostro, e il nostro paese. Un'emigrazione diversa è quella che ha caratterizzato il secondo dopoguerra, quando ehm, Diventa prevalente rispetto all'immigrazione stabile l'immigrazione all periodica soltanto di alcuni componenti della famiglia. Generalmente i maschi giovani che vanno in Belgio, in Germania e in subordine Svizzera e Francia, ma anche le ragazze che, che emigrano invece per periodi inferiori, generalmente qualche mese o, o pochi anni, eh, prevalentemente in Svizzera e in Germania. Eh, poi eh, tutto questo finisce. Ma eh, forse sarebbe opportuno eh, recuperare e mantenere una memoria di come abbiamo vissuto quella stagione, di come siamo stati trattati, di come abbiamo potuto integrarci o di come non siamo riusciti ad integrarci. L'ho detto per dovere, credo che questo sia un aspetto da tenere presente, ma non è quello dominante e rischia di essere un appello un po' retorico. Il secondo aspetto che credo si debba tenere presente, ancorché anche questo rischia di essere retorico, ma guai se diventasse moralistico, ma deve essere tenuto presente, è quale rapporto ha avuto il nostro paese con eh, i popoli da cui provengono eh, gli attuali eh, migranti. L'Italia è stata una potenza coloniale, è stata una potenza che ha cercato di divenire egemone in Mediterraneo orientale negli anni del fascismo. Questo non è un capitolo chiuso, non è privo di significato ricordarlo qui. I rapporti sono stati complessi, articolati, difficili, non soltanto dal punto di vista diplomatico o dal punto di vista del governo delle colonie ma soprattutto dal punto di vista culturale, che è l'ultimo aspetto sul quale mi soffermerò perché ritengo che sia quello eh, principale. Eh, la, il eh, colonialismo italiano è stato un po' tardivo rispetto a quello di altre potenze, ma è stato significativo. L'Italia ha posseduto eh, progressivamente la Somalia, l'Eritrea, la Libia eh, e infine l'Etiopia. Eh, la Libia è stata oggetto di una conquista nella guerra, guerra italo-turca del 1911-1912 e era una guerra voluta da tutti, voluta da tutti, voluta anche da una parte non rilevante del socialismo italiano. È noto che Giovanni Pascoli eh, rivendica eh, le prerogative coloniali di un'Italia proletaria che aveva bisogno di anch'essa di colonie, colonie che avrebbero significato un lavoro italiano per gli italiani che non sarebbero più emigrati in altri paesi, ma che significava anche potenza della nazione, che significava anche eh, muoversi nello scacchiere mediterraneo. E sono contentissimi di, questa, di questo colonialismo italiano anche Francia, Inghilterra e Germania, perché la Libia si frapponeva eh, sul, nel Maghreb tra i territori francesi eh, Algeria, Tunisia e quelli prevalentemente a controllo inglese come l'Egitto e, e subito dopo gli interessi su ciò che sarebbe accaduto di lì a poco e cioè la prima guerra mondiale e il mandato britannico in Palestina il controllo britannico della Giordania dell'Iraq, quello francese di Libano e Siria eccetera eccetera ecco in questo contesto credo che la eh, invasione della Libia sia una delle cose più sconce della nostra memoria nazionale e quindi ha senso farci i conti. Eh, intanto eh, in Libia si sperimentano per la prima volta nella storia moderna eh, operazioni belliche a danno dei civili al fine di. Eh, Terrorizzare la popolazione e ridurla all'impotenza. Il primo bombardamento aereo della storia contro obiettivi civili è italiano a Inzara. Naturalmente parliamo di aerei che erano dei piccoli marchingegni di tela cerata e legno, ma era inaspettato, impensabile allora che la morte potesse venire in attesa dall'alto. Lasciavano cadere poco più che delle bombe a mano, ma questo è stato. Per allora ha avuto un effetto incredibile, enorme. L'opinione pubblica mondiale ne ha parlato. Eh, la Libia non esisteva. L'Italia conquista la Cirenaica e la Tripolitania. Sarà il fascismo con una seconda nuova guerra contro la Libia: non più contro la potenza turca, perché la Libia non è più sotto la Turchia e sotto l'Italia, ma contro i civili per ottenerne il pieno possesso. Che. Eh, conquisterà anche il Fezzan e chiamerà le tre regioni unificate Libia. Sulla base del mito della Roma imperiale. Libia era il nome dell'Africa ai tempi della Roma antica. Eh, unificando territori che nulla avevano a che spartire l'uno con l'altro, come peraltro si vede in questi giorni, già che queste cose non si risolvono istantaneamente. Eh, la Guerra di riconquista della Libia o di piena conquista della Libia dopo la Prima Guerra Mondiale è il luogo nel quale si sperimenta pienamente il nazionalismo di potenza fascista eh, e nel quale si sperimenta la guerra ai civili, già che non esistono più eh, militari. Intere popolazioni vengono deportate, vengono inventati i campi di sterminio con qualche anno di anticipo sulla Germania nazista, eh, vengono estinte completamente intere popolazioni. Eh, parliamo di numeri piccoli, perché la Libia era poco densamente abitata, ma paurosi dal punto di vista qualitativo, l'estinzione completa di intere culture del deserto, deportate in blocco nei campi di concentramento della Sirtica dove si moriva sistematicamente. E' è noto il finale. Eh, nel 1931 viene finalmente catturato Omar al-Muqtar, il capo della resistenza libica, un uomo anzianissimo, autorevole e anche importante dal punto di vista religioso. Viene torturato e ciò che resta di lui viene impiccato in, un grandissimo, eh, in una grandissima area aperta e eh, sono costretti ad assistere all'esecuzione eh, 20.000 persone. Ehm, libici, usiamo questo termine, questo termine improprio. L'occupazione della Libia è la prova anche di altro, è la prova della segregazione razziale. Il governatore della Libia dal 1929 è Badoglio, il quale separa nettamente eh, i gruppi eh, italiani, coloni e eh, arabi e separa anche gli ebrei. L'antisemitismo italiano tutti sanno. Che non nasce al seguito del nazismo e che non nasce nel 1938. Si sa che non solo gli scritti di Mussolini, che rivendica di essere razzistissimo fin dalle origini, testuali parole, ma anche. Ehm, eh, Diciamo così, le scelte pratiche dimostrano che questo antisemitismo era presente, anche se non esplode, non viene mai portato a compimento fino al 1938. Ma è presente e vivo e nelle colonie può essere sperimentato. Per cui la segregazione, la separazione, la discriminazione tra italiani, arabi ed ebrei è compiuta a partire dal 1929, ancora eh, eh, le mire eh, di potenza nazionale italiana eh, mettono a punto un progetto di nuovo ordine mediterraneo che corrisponde esattamente al nuovo ordine europeo nazista, mentre quello nazista prevede notissimo l'espansione ad est, la riduzione di numero eh, degli slavi per fare posto alla superiore eh, umanità tedesca e eh, prevedono l'eliminazione degli ebrei da prima con un progetto cervellottico di deportazione in massa in Madagascar e poi con la soluzione finale. Eh, il progetto italiano di nuovo ordine mediterraneo prevede l'egemonia nel Mediterraneo orientale basata su due cose: la destabilizzazione dei Balcani, cosa che viene perseguita sistematicamente, e che si può fare perché appunto nella gerarchia razzistica dei fascismi gli slavi sono inferiori e quindi sono sacrificabili. Eh, e eh, dall'altra parte con l'inserimento eh, in Medio Oriente. Anche questo è notissimo il sostegno agli arabo-palestinesi contro gli ebrei. Eh, la moschea di Al-Aqsa, la terza moschea dell'Islam sulla spianata delle moschee a Gerusalemme, è stata regalata da Mussolini agli arabo-palestinesi, era stata distrutta da un terremoto qualche anno, qualche anno prima. E Mussolini regala 130.000 sterline, che per allora era una cifra molto impressionante, e un'emittente radiofonica al Gran Mufti di Gerusalemme, eh, che era un Diciamo un'autorità religiosa eletto nel 1920 anti ebreo che diventa antisemita eh, universale, come lui si definisce. Avrà prima una residenza a Roma e poi un ufficio a Berlino e collaborerà alla soluzione finale. Eh, la destabilizzazione dei Balcani anche qui è notissima. Nel febbraio, ad esempio, nel febbraio 1934, siamo in tempo di pace. Il re di eh, Jugoslavia eh, Alessandro eh, va in viaggio diplomatico a Marsiglia, sbarca nel porto di Marsiglia, è accolto dal ministro degli Esteri francese e una bomba eh, uccide entrambi. La bomba è stata messa da fascisti italiani in collaborazione con i fascisti croati, gli Ustasha e in collaborazione con i fascisti francesi. Il tutto diretto dai servizi segreti italiani. Questa spregiudicatezza che ritroviamo nella guerra di conquista d'Etiopia, una guerra di conquista e di sterminio, quando i gas asfissianti vengono usati contro eh, l'opinione pubblica internazionale, ai danni di una popolazione civile eh, il cui esercito è già stato sconfitto. Guardate, la guerra di Etiopia, la guerra italiana di conquista dell'Etiopia, ottobre 1935-maggio 1936, ma in realtà dura molto meno perché all'inizio le operazioni sono lente, la guerra dura davvero tre mesi sostanzialmente, è la guerra più sanguinosa della storia, cioè documentata. Eh, si parla di 780.000 morti su 3 milioni e mezzo di abitanti, nessuna guerra documentata è stata altrettanto sanguinosa. Ne segue una politica di segregazione razziale con le città divise in due, eccetera, che sarà poi imitata scientemente dal Sudafrica. Notate bene, parliamo di eh, anni recentissimi. Cioè una persona nata durante la guerra di Etiopia oggi ha 81 anni, eh, una persona nata durante il martirio di Omar al-Muqtar oggi ha 86 anni. Questo significa in termini di memoria, in termini di eh, cultura diffusa, una forte presenza di una certa percezione degli italiani, perché noi abbiamo un bel dire i fascisti. Ma quelli erano italiani per tutti. Questo è un atteggiamento che noi abbiamo avuto dopo la seconda guerra mondiale, no? le atrocità tedesche, certo, o naziste. In realtà dicevamo tedesche. E in realtà abbiamo dovuto, questo è un tema enorme che accenno soltanto, abbiamo dovuto renderci conto negli anni, i primi, anni, i primi decenni del secondo dopoguerra, non volevamo rendercene conto, ma le fonti sono chiarissime e alla fine, a partire da. Da, dagli anni 90, dal 1994-95, abbiamo dovuto prendere atto che le grandi atrocità delle guerre fasciste non sono state commesse soltanto dalle truppe ideologizzate, cioè non soltanto dalle SS tedesche e dalle camicenere italiane, ma sono state commesse dai militari di truppa, dai militari di leva, che attraverso un processo accelerato di politicizzazione eh, diventavano... Come è stato scritto da un libro non, non perfettamente corretto, ma il titolo è successivo: diventavano volonterosi carnefici. Eh, un libro più serio, quello di Browning, eh, ci racconta di come persone comuni, soldati di leva, territoriali, abbiano fatto cose terribili. Torniamo al terzo aspetto, la cultura. Eh, ho parlato del fascismo. Eh, Tommaso Giupponi. Uh, ha parlato della, della, della cittadinanza. Ora, noi abbiamo, la semplifico, non sono un costituzionalista, me ne scuso, ma butto lì, butto lì de, de, delle suggestioni. Noi abbiamo due grandi idee di nazione: una è quella democratica della rivoluzione francese e che è quella che anima i risorgimenti nazionali, il nostro, quello sionista, eccetera, eccetera. In particolare, il nostro e quello sionista, che sono uniti, camminano di pari passo, Mazzini e Moses S. No? eccetera l'opera lirica il cui eroe è collettivo invece che individuale è il Nabucodonosor, no? il, cui, il cui coro va pensiero è, è, è la rappresentazione plastica di un popolo in cerca di costruzione della propria indipendenza nazionale. Ma che senso ha l'indipendenza nazionale nel risorgimento? Ha l'idea della rivoluzione francese, cioè fare la nazione significa creare la possibilità dell'emancipazione democratica. La nazione della Rivoluzione francese, la nazione del risorgimento, dei primi due terzi del risorgimento, è il perimetro del patto tra cittadini e tra cittadini le istituzioni delle quali si dotano. questo è la nazione. Con gli anni 70 dell'Ottocento cambia tutto. E con gli anni 70 dell 800, e questa idea di nazione credo sia quella della nostra Costituzione, delle Costituzioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, il perimetro di un patto. E con gli anni 70 dell'Ottocento, invece, l'imperialismo, la stagione degli imperialismi, le nazioni europee hanno un problema. Quello di poter fare quello che facevano prima nella modernità. Non si può più, negli anni 70 dell'Ottocento, andare a rapinare i paesi coloniali. Eh, c'è un esempio classicissimo: 1849. C'è una discussione al Parlamento francese perché c'è un problema africano. E si alzano i deputati a sinistra e dicono: Ma come? Noi siamo quelli della libertà, eguaglianza, fraternità e poi loro non sono uguali, gli algerini? Ecco, eh, naturalmente sappiamo come va a finire in Francia: colpo di Stato del Presidente, eh, dittatura di Napoleone III. Ma il problema si pone anche nei paesi dittatoriali, perché le opinioni pubbliche esistono. E allora, siccome siamo in epoca positivista, siccome si pensa che con la scienza si possa spiegare tutto, ecco che si inventa il razzismo. Il razzismo è un'invenzione scientifica moderna finalizzata alle moderne nazioni imperialiste. Se noi. Eh, Inventiamo le razze e il positivismo con la scienza ci spiega tutto, per cui vediamo che la gente ha la faccia diversa, la faccia corrisponde sicuramente a qualcos'altro e sicuramente siamo diversi e c'è una gerarchia di razze, perché ci sono le razze maggioritarie e minoritarie, ci sono le razze superiori e le razze inferiori, eccetera. Se non siamo uguali possiamo fare quel che vogliamo. Il pregiudizio razzista esisteva prima in modo molto discontinuo, esisteva certamente quello contro gli ebrei, ma contro gli africani per esempio no. Un esempio tra tutti, William Shakespeare, l'Otello. Chi è Otello? Il governatore di Cipro della Serenissima Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia era uno Stato più importante del Medioevo del mondo e Otello è il governatore di Cipro, che è il luogo più importante fuori da Venezia, è il caposaldo cristiano e soprattutto commerciale nel Mediterraneo orientale. Eh, tutto passa di lì. E il capo di questa, che è una delle potenze mondiali, è un africano e nessuno si scandalizza. Eh, a un certo punto Shakespeare dice il moro soltanto per dire, poteva dire biondo, poteva dire eh, burbero, poteva dire sgarbato, ma non è una taccia di infame. È il 1875 in Francia, in Germania, in Inghilterra e in Italia che segna questo salto di qualità ma ha uno scopo preciso: il colonialismo senza sensi di colpa e soprattutto senza opposizioni interne secondo. Naturalmente, il razzismo serve anche per spiegare il conflitto tra nazioni europee, la competizione tra potenze imperialiste. Come si può fare? E non è giusto scannarsi. Ma se siamo diversi, non siamo noi che ci scanniamo, è la natura che ci porta a farlo. Non siamo noi crudeli, è la natura che è crudele, come dicevano i nazisti. Non siamo noi crudeli, è la natura che è crudele. Questi sono inferiori e purtroppo devono essere eliminati. La natura li eliminerebbe, no? Noi assecondiamo la natura questo. Allora cosa voglio dire? Voglio dire che questa idea di nazione basata sul principio della esclusione e non della inclusione, basata sul nesso terra e sangue, questo lo vediamo bene nel progressivo eh, disgregarsi dell'impero multinazionale asburgico. Quando emergono le nazionalità e queste nazionalità emergono perché purtroppo siamo dopo il 1870 emergono come nazioni esclusive. Demos o etnos, certamente quelle slave sono più etnos, eh, i tedeschi sono lì e lì, perché c'è certo l'idea pangermanica pan del pangermanesimo, ma c'è anche altro. Sia essa comunque demos o etnos, è un'idea esclusiva. E siccome ci sono dei territori difficili in Europa, complicati, che non erano difficili prima del 1870, l'Istria. È italiana o slava, dato che ci sono 250.000 persone di cultura e tradizione italiane e 250.000 di tradizione e cultura slava? Eh, la Galizia, i Sudeti, la Prussia orientale, è polacca o tedesca? E via discorrendo. Tutto questo è, è, è risolto con un colpo di scure. Il più forte dice che è roba sua e esclude gli altri. Così abbiamo avuto un nazionalismo esclusivo in Istria dopo la prima guerra mondiale con la vittoria italiana della guerra e con l'affermazione del fascismo e abbiamo avuto un nazionalismo esclusivo slavo dopo la seconda guerra mondiale con l'affermazione della Repubblica di Federale di Jugoslavia. E oggi questo che senso ha nel rapporto con i cittadini stranieri? Ha esattamente questo senso che di fronte ai cittadini stranieri noi stiamo recuperando la peggiore cultura del nazionalismo imperialista portato a sistema dai fascismi per cui concepiamo la nazione come nesso terra e sangue la concepiscono soltanto alcuni gruppi di estremisti fascisti? No perché la sentiamo reiterare continuamente a tutti i livelli per me a tutti c'è chi se ne fa portabandiera esplicito e non occorre fare i nomi e c'è chi invece è permeato di questa cultura e ne è oggettivo interprete L'idea di noi e loro, l'idea che ci sia una differenza eh, culturale, perché di razza non si può più parlare, oggi si usa il termine etnico che sembrerebbe più pulito del termine razza, ma poi in realtà vogliono dire questo in molti casi eh, è il grande tema. Il punto, credo che uno dei punti della città agli stranieri sia questo permanere, riemergere di culture basate sull'idea di nazionalismo esclusivistico che non ci consentono di ragionare su tutto il resto e che sono tremendamente pericolose, perché la definizione dell'altro, e oggi è facile definire l'altro perché i flussi di migranti si vedono, è il veicolo, è lo strumento, è il fine dell'affermazione di un'idea di nazione esclusiva e per sua natura quindi autoritaria e per sua natura nel momento in cui nega i diritti degli altri li nega anche ai, al proprio interno grazie grazie mille Luca per questa galoppata per quanto mi riguarda inquietante ma illuminante e adesso passo la parola a al collega Alvise Sbraccia, sociologo e criminologo dell'Università di Bologna. Prego Alvise. Eh, buonasera, eh, ringrazio Francesca Curi che ha pensato eh, a me per la sostituzione del, di un collega più prestigioso, Asher Colombo. E, e, mh, cercherò di recuperare qualcosa eh, di Asher in questa. Eh, breve presentazione però francamente soprattutto io ringrazio il professor Alessandrini perché un intervento di una densità eh, devo dire straordinaria eh, sia pur nella sintesi eh, secondo me assolutamente perfetto cioè questo ripasso eh, di colonialismo e eh, costruzione no? eh, del pensiero razzista ritengo che sia davvero perfetto e propedeutico per affrontare ehm, il tema del dibattito che ruota intorno ehm, alla ridefinizione dei canoni, dei criteri di attribuzione alla cittadinanza oggi in Italia e non solo. Ehm, diceva ehm, Tommaso Giupponi, eh, sociologo e criminologo, in effetti non so mai che identità scegliere, eh, io ricordo che c'era una collega canadese che diceva: eh, Quando io salgo su un taxi, e il taxista mi chiede eh, che cosa faccio, che cosa sono. Se sono stanca e non ho voglia di parlare, dico che sono sociologa. Se ho voglia di chiacchierare, dico che sono eh, criminologa. Allora, mi... <ride> speriamo. In un, certo, in un certo modo questo è significativo. Io di formazione sono sociologo e mi occupo prevalentemente eh, di processi di criminalizzazione. Dirò subito che intendo eh, per processo di criminalizzazione un combinato disposto che si articola su tre livelli. Definizioni normative, ovviamente, per necessità, il processo di criminalizzazione non può sussistere senza un diritto penale pratiche di controllo, quindi attività poliziali o comunque delle eh, agenzie del cosiddetto controllo istituzionale e rappresentazioni sociali e mediatiche correlate a questi due aspetti. Oggi eh, ci, mi concentrerò, ci concentreremo soprattutto su queste ultime, no? sul tema delle rappresentazioni che peraltro ha chiuso l'intervento di chi mi ha preceduto. Allora, in che termini, diciamo così, questa specificità socio-criminologica è rilevante rispetto al dibattito sulla cittadinanza? Allora, Asher Colombo, che ha scritto eh, e curato testi importanti anche per il mulino eh, di, sociologia delle, eh, di sociologia delle migrazioni, comincia la sua carriera accademica, diciamo così, con un testo... Che io ho molto amato, molto bello. Che si chiamava Etnografia di un'economia clandestina e che faceva riferimento diciamo così, a tutta una serie di elementi di economia diciamo grigio scura, ma non necessariamente inserita nel campo dell'illegalità pura, di un gruppo di algerini nella Milano eh, degli anni 90. E, Diciamo così, sono stati que, que, quelli erano gli anni di eh, studi sociologici abbastanza pionieristici sul tema del, eh, dei processi di criminalizzazione dei migranti nei quali il tema della cittadinanza e del, dell'effetto criminogeno della legislazione, del testo unico diciamo così, erano battuti perché in buona sostanza la riflessione si incentrava sul fatto che esistesse un dispositivo di filtro e di discriminazione che produceva e riproduceva all'interno clandestinità. Il presupposto era legato al fatto che la condizione di irregolarità giuridica potesse avere degli effetti di carattere disfunzionale e per l'appunto criminogeno un presupposto che poi per certi versi è stato contestato. Noi abbiamo, diciamo così, interi comparti dell'economia nazionale che si reggono sul lavoro informale, cioè che forse è illegale dal punto di vista del datore di lavoro, ma che non figura la necessità, diciamo così, di un accostamento lineare tra eh, immigrazione irregolare e criminalità. Diciamo, per cui poi anch'io mi sono occupato di questa cosa, però è significativo che uno dei sociologi che oggi, diciamo così, eh, a livello generale, lui è un sociologo generale, eh, riflette sul tema delle, eh, della sociologia delle migrazioni, con particolare riferimento al caso italiano, viene da questo background, no? come prime ricerche. Allora, dicevo, in che termini... <coughs> Queste questioni sono rilevanti. Allora, co come si configura per quanto mi riguarda il dibattito sulla cittadinanza? Secondo me la proposta, diciamo così, di legge, che non si sa pare che non vada in porto, eh, avrebbe avuto effetti sostanziali tendenzialmente piuttosto limitati. Si è fatto riferimento ai diritti politici, eh, forse diciamo così. Stante l'attuale legislazione avremmo fatto perdere una tornata elettorale, già che si vota dai 18 anni, no? che è lo stesso momento in cui alloggi no? un eh, residente di seconda generazione straniero, no? in virtù del suo percorso, può fare eh, richiesta, eh, richiesta di cittadinanza. Insomma, dal punto di vista, diciamo così dei meccanismi di influenza diretta io non sono convinto che questa legge avrebbe mutato sostanzialmente il quadro cosa diversa se fosse stato uno iussoli puntato diciamo no? eh, aggressivo no? allora lì sì se, se il momento chiave è la nascita si riconfigura l'intero processo però questo diciamo così appunto ehm, quanto alle istanze di riconoscimento da parte delle cosiddette seconde generazioni, ehm, la riflessione sociologica secondo me dovrebbe eh, essere ponderata. Cioè noi non possiamo affermare che questa sia una necessità, un bisogno. Io ritengo personalmente che ad affermare che cosa è necessario o di che cosa uno ha bisogno sia soggetto. Diciamo così. Noi certo possiamo pensare che questa cosa sia propedeutica a un diverso livello di inclusione, per esempio a una socialità migliore all'interno delle nostre scuole, ma non è che possiamo deciderlo eh, per gli altri. No? Per sapere queste cose bisogna mettere su apparati di ricerca, no, sondaggino. No? Per cui io su questo mantengo una certa prudenza. Dove invece mi schiero apertamente è sul terzo livello, che è il livello simbolico, cioè all'oggi, nell'oggi, italiano ed europeo, populismo escludente, rinnovo di retoriche razziste, eh, di, della provenienza storica che ci è stata eh, appena descritta, è del tutto evidente, diciamo così, che quello che si era addensato. A livello di dibattito, ma non tanto sui contenuti della legge, ma intorno alla legge aveva una pregnanza politico-culturale, ha ah, una pregnanza politico-culturale da, eh, da non sottovalutare. Quindi è qui che ritorna in campo il discorso sulle rappresentazioni ed è qui che un approccio socio-criminologico secondo me è pertinente. Perché? Perché eh, a proposito di costruzione del discorso razzista, eh, per fortuna che mi ha proceduto, mi ha almeno lasciato questo spazio, l'elemento del crimine non è mai del tutto secondario, ma ora è, costituisce delle vere e proprie architravi, hm? dei pilastri. Cioè il crimine e la pericolosità sociale sono costruiti, ricostruiti. Forse lo sono sempre stati, lungo la linea del colore e su base etnica, diciamo così, e quindi costituiscono per l'appunto, dal mio punto di vista, i pilastri delle narrative razziste, ma anche di quelle specificamente opposte a questa innovazione legislativa. Allora. Eh, Proviamo ad aprire un po' più lo scenario, perché ci sono delle cose interessanti a proposito anche di colonialismi differenti. Paradosso francese. Noi abbiamo, ricorderete, un, diciamo così, una dinamica sociale molto frizzante, inquietante, che si addensa intorno alla rivolta delle banlieue del 2005. Ora si muovono anche apparati di... Eh, ricerca sociologica intorno a quella roba lì e che cosa si dice? Beh, si fa riferimento non solo a una seconda generazione, colonialismo più profondo, terza, quarta no? eh, generazione di Milano. Si dice: beh, eh, È una rivolta destrutturata, autodistruttiva. Le macchine che incendiano sono le stesse della banlieue, incendiano le loro macchine, non vanno fuori. No? e soprattutto non hanno un filo narrativo, no? è il caos destrutturato, no? senza obiettivi significativamente apparenti. A distanza di dieci anni il dibattito anche sociologico, Gilles Keppel, Olivier Roy, Farad Corcochavar, no? riflettono di radicalizzazione no? come nuovo tema di impatto, anche qui. È del tutto evidente che c'è una questione socio-criminologica, stiamo parlando di reati, no? Attentati, morti. E il meccanismo qual è? Forse, perché gli, i soggetti, diciamo così, i protagonisti, dal punto di vista della fisionomia sociologica, sono esattamente quelli. Il problema è che, per esempio, Roach, Pelle, questi qua ci dicono che adesso la narrativa l'hanno trovata, no? Cioè che non, non siamo più in un, in un meccanismo diciamo così, completamente, eh, completamente destrutturato. Ieri 2005 e oggi è interessantissimo che taluni analisti propongano questo tema di conflitti così differenti per quanto attiene alle seconde generazioni sul fallimento di un modello di assimilazione incentrato. Su un canone di attribuzione della cittadinanza. Ora la cosa per certi versi sarebbe anche ridicola. Uno dice: Vabbè, magari un modello matematico fallisce, no? I modelli politici, i modelli giuridici non è che falliscono di per sé, diciamo così, no? Eh, si tratta, diciamo così, di verificare come funziona l'implementazione, di verificare come funzionano le politiche urbane, di verificare come funzionano i mercati del lavoro, eccetera, 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 cioè non è il modello in sé. Eh, Riot di Londra 2012, molto etnicizzati, molto neri. Birmingham, no? i supermercati devastati. Completamente predatori, ancora una volta destrutturati, acquisitivi, senza un obiettivo, anche lì, diciamo così, adesso la riflessione sociologica converte quel tipo di pericolo, incentrandosi molto sul fatto che anche questi, anche qualcuno di questi, una narrativa oppositiva densa forse l'ha trovata. Diciamo Quindi, diciamo. Eh, Forse sarebbe più utile, mi avvio alla conclusione, riflettere: diciamo così, piuttosto che anche quello è un altro modello, eh? cioè non è l'assimilazionismo francese. È segmentato, no? è più salad bowl come si sì, 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 no? il modello in inglese è differente. Per cui, anche dal punto di vista dell'immaginario della configurazione urbana, è un modello differente, eppure ritorna questo fantasma del fallimento. Dove evidentemente, essendo i due modelli differenti, non sono i modelli che falliscono, sono i meccanismi implementativi che evidentemente presentano qualche, qualche problema e che producono questo cortocircuito eh, generazionale. E badate bene che questi sono i punti dove il dibattito, che, diciamo così, dove le costruzioni narrative di chi oggi diciamo così, si oppone a questa innovazione parziale, è lì che stanno andando a parare, alla costruzione di una retorica che ci fa presente che cosa? Quali sono i problemi di questa innovazione, di questa innovazione normativa? Ostacola, diciamo così, il libero, diciamo, no, libero è sbagliato, chiedo scusa, ostacola l'esercizio delle pratiche di espulsione, che sono delle pratiche di governo parapenale della conflittualità, incentiva, no? incentiva le migrazioni. No? Per cui, in una fase dove abbiamo delle difficoltà evidenti anche dal punto di vista ricettivo, agitare l'idea no? che una legislazione più accogliente in prospettiva. Diciamo così, funga no? da acceleratore, da magnete, da trattore, diciamo così, è una chiave discorsiva importantissima, anche quella innervata della, dalla logica della paura, per cui coloro che arrivano beh, forse sono un po' terroristi, no? hanno cattive intenzioni. Basta vedere le percentuali di chi, di, eh, della popolazione detenuta, cioè, questo genere di retoriche alimenta diciamo così, ehm, uno sfondo culturale, un assetto culturale rispetto al quale, un di... certo il discorso sul colonialismo è molto significativo, ma rispetto al quale coloro che invece propongono delle soluzioni progressive, prudenti, diciamo così, di apertura devono fare i conti perché questa matrice, diciamo così, ossessivo difensiva ha una sua potenza e un suo radicamento storico. Cioè, magari funziona a cicli, però diciamo così, è proprio dal punto di vista storico che sappiamo che sta roba funziona come elemento di stabilizzazione culturale. Per cui, diciamo così, il terreno del dibattito intorno a questa proposta di legge era un terreno sul quale spingere, cioè, io sono assolutamente convinto di questo. Ecco non spingere bagari dicendo, facendo riferimento al fatto che queste retoriche difensive fanno riferimento a un modello, qualcuno l'ha chiamato il modello della fortezza Europa, diciamo così, che non descrive un bel niente. Cioè, non c'è nessuna fortezza Europa. No? Quello che c'è negli ultimi 20-30 anni è un meccanismo di filtro che funziona con specifico riferimento all'articolazione dei mercati del lavoro europei come inclusione subordinata. Per cui è questo uno degli elementi intorno ai quali riflettere lucidamente e produrre, dal mio punto di vista, una riflessione sempre ai bordi, intorno a questo dibattito. Cioè l'ipotesi. Della fortezza Europa è un'ipotesi che può riscaldare dal punto di vista ideologico, no? preserviamo la razza, no? eh, difendiamoci dagli stranieri che ci portano via il posto di lavoro piuttosto che dai predatori di welfare, ma in realtà le cose sono andate e stanno andando diversamente, i tedeschi si stanno immaginando tutti i modi possibili e immaginabili per mettere in produzione i richiedenti asilo. Cioè, ci sono finanziamenti, stanno studiando i dispositivi normativi per fare, eh, per fare, per fare questa cosa qua. Un ultimo, eh, un ultimo elemento che voglio lanciare, diciamo così, eh, rispetto al dibattito. No? Eh. Noi qui siamo di fronte, molto recentemente nel nostro paese, a un, elemento, a una, a un processo di torsione semantica per certi versi sbalorditivo, estremamente interessante. Cioè, noi abbiamo costruito questa, diciamo, quest, questo ragionamento, questa rappresentazione della pericolosità sociale anni 90, anni zero. Inizio degli anni Dieci, intorno a una dicotomia, cioè il migrante buono fino a ieri era il migrante economico che cercava autenticamente lavoro nel nostro paese. Il migrante cattivo invece aveva delle caratteristiche di opportunismo, forse era stato un po' sfortunato magari, diciamo così. Ma soprattutto se irregolare, qui ci sarebbero altri paradossi, ma andiamo via più veloce, no? il migrante cattivo era il clandestino criminale. No? Il tema della criminalità era stato, è stato assolutamente centrale per produrre questa distinzione di senso. Oggi diciamo, noi ci troviamo di fronte a uno scenario nel quale il migrante economico è l'amico pubblico numero uno. Cioè, nel senso che ehm, è esattamente il soggetto che noi dobbiamo individuare e respingere nella massa indistinta dei richiedenti asilo, perché dobbiamo, diciamo così, invece preservare la protezione sociale della vittima ideale. Guardate che è una roba apocalittica. Cioè, la legittimità del migrante economico a proposito di libertà del movimento è stata completamente sgretolata. Dite voi, ma che c'entra questo con le seconde generazioni? E eh, non attimo, tu stai delegittimando esattamente mio padre e mia madre, no? con un effetto, diciamo così, eh, a proposito di... Configurazione e riconfigurazione dell'identità che io ritengo altamente problematico e molto pericoloso. Vi ringrazio. Grazie Alvise. Mi sembra davvero che in questo caso più che in altri l'approccio multidisciplinare ci stia offrendo suggestioni su un medesimo tema molto stimolanti. Eh, non mi voglio far stimolare troppo, se no poi divento verboso e invece passo subito la parola a Stefano Solari, eh, un collega economista dell'Università di Padova che ringrazio. Grazie. Oltre a essere economista dell'Università di Padova e eh, della scuola di giurisprudenza, ho anche la responsabilità scientifica della Fondazione Leone Moressa che si occupa di economia dell'immigrazione. E quindi anche in questa veste sono stato qui invitato e vi ringrazio. Allora eh, volevo articolare il mio intervento in due parti, che comunque so, ci sono due parti e quindi nella prima parte vorrei parlare del problema delle nuove generazioni, ancorandomi un pochino al problema della legge che sta in questa situazione di sospensione, un pochino al suo iter di approvazione. E nella seconda parte invece vorrei parlare del problema dell'integrazione in generale. Allora, ora intervenire su questi temi è un po' difficile perché eh, in Italia come al solito la comunicazione politica, eh, intendo ciò che riverbera nei mass media, eh, tende rapidamente a degenerare in forme che eh, stimolano i, i peggiori sentimenti degli italiani che sin dal 300... Ovviamente eh, amano, amano eh, ovviamente la, rissa, la rissa politica su principi, che sfocia anche in manifestazioni violente. Dopodiché, quando il polverone si dirada, eh, le persone di buona volontà rimangono normalmente i volontari, no? il no profit, eccetera, eccetera, a cercare di comporre un po' i cocci. No? Quindi siamo un paese che è incapace di decidere, è un paese che non è capace di governarsi perché non siamo capaci di, di dialogare prima di tutto. No? Non è un problema di iter legislativo, ma a prescindere dalla bontà dei temi, eccetera, eccetera, però ci sono dei media che sono responsabili. Adesso a prescindere dalle caratterizzazioni proposte dalle forze nazionalista, conservatrici o come lo vogliamo chiamare, c'è un atteggiamento delirante anche eh, da parte de, dei media che dovrebbero essere invece eh, schierati nella... nella no, questo, questo, questa tendenza no, a sposare un'ideologia liberal progressista nordamericana ha completamente, eh, ha completamente spiazzato anche il dibattito in seno ai progressisti italiani, dove la maggior parte di questi non sono disposti a seguire il liberal nordamericano nei suoi progetti no, ideologici. No? Molto individualisti. No? E, e quindi eh, ci troviamo in una situazione in cui il, il dibattito, forse meno ne facciamo e meglio è. No? Questo, 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 cioè il dibattito sui media, sto dicendo, no? perché effettivamente non ci aiuta. La stessa idea di you soli, se proviamo a pensare, è delirante nel senso che viene contrapposto a qualcos'altro tipo sanguinis, cose del genere. Che non c'è mai stato. Il nostro ordinamento è tuttora uno iussoli ritardato perché ci vogliono dieci anni di residenza per acquisire. Ma non è assolutamente basato in nessuna caratteristica etnica o di cose del genere. Quindi si è introdotto un dibattito del tutto allucinante su questo fenomeno. Ma volevo tornare proprio al problema delle nuove generazioni. Allora. I dati ci dicono che, i dati, dati non dicono niente, i nostri sforzi di fare due, due conti su capire qual è l'entità del problema ci dice che ci sono circa 800.000 minori in Italia che possono essere interessati a una possibile acquisizione di cittadinanza. E si tratta di circa, circa perché questi Conti li abbiamo fatti nella tarda primavera e siccome la legge ha dei termini temporali, ovviamente, man mano che passano i mesi cambiano anche le cifre perché sono soggetti a flussi di entrata e di uscita. Quindi, ci sarebbero circa 630.000 eh, 630 nati da madri, padri non interessano mai più di tanto, residenti da più di 5 anni in Italia e quindi interessati a una possibile naturalizzazione più 170.000 nati all'estero, ma da più di 5 anni frequentanti eh, le scuole italiane. Quindi 630 più 170 fa circa 800.000. Allora, questo numero stock sembrerebbe un po' qualcosa di mostruoso nella sua entità. Uh, se non che è uno stock momentaneo che, ovviamente, col passare del tempo uh, cambia, cambia di dimensione. Si stima in realtà che questo provvedimento possa interessare circa 60.000 minori all'anno come flusso costante se le condizioni dovrebbe, dovessero mantenersi di tasso di immigrazione, di natalità, eccetera, eccetera, cosa che non è per nulla detta perché anche la natalità degli immigrati sta crollando no? sta crollando perché evidentemente quando uno si adegua agli standard almeno in parte di vita del paese in cui risiede dopo un po' vede che i figli qui non si possono fare né noi né gli stranieri né altri né i marziani nessuno può far figli qua no? al limite uno può adottare un bassotto come ho fatto io e già costa molto molto caro ecco questa è la, è la, è la situazione quindi eh, ma questi 60.000 all'anno sono una cifra ridicola perché già oggi, cioè nel 2016, l'acquisizione di cittadinanza ha riguardato 200.000 persone. Quindi invece di 200.000 persone sarebbero 250, diciamo, perché poi nel ecco, 260 al massimo, quindi un aumento di un 20-30%, cioè qualcosa che non ha nessun significato in termini statistici. No? Quindi eh, tuttavia eh, ecco bisogna anche dire che eh, appunto questo terrore di questo provvedimento che riguarda le nuove generazioni eh, può essere eletto nelle due direzioni, perché comunque noi con questi 200.000 acquisti di cittadinanza. Garantiamo un quinto degli acquisti di cittadinanza di tutta l'Unione Europea. Cioè noi comunque largheggiamo in questo momento rispetto ad altri paesi. Non, no, non, non è vera l'immagine che qui non si riesca a ottenere la cittadinanza italiana, perché è del tutto falso anche questo. No? Quindi eh, questa è un, pochino, è un pochino la situazione. Eh, dopodiché ovviamente teniamo anche conto che la nostra Costituzione, come abbiamo sentito prima, eh, anche se poi non è esattamente la Costituzione, ma poi sono le pratiche amministrative, no? garantisce uguali diritti ai cittadini italiani e anche a, a, alle persone che non sono cittadini italiani. Quindi questi 800.000 ragazzi, come spesso succede in Italia, i problemi li trasciniamo avanti. Nel giro di 5 anni, 600 di questi 800.000 ragazzi la cittadinanza italiana ce l'ha lo stesso perché ormai 10 anni stanno in Italia, basta che la chiedano e l'iter non è velocissimo, ma in un paio d'anni si ottiene. Ecco, quindi il problema non è drammatico, il problema è che questo provvedimento ovviamente si sposa con delle politiche per le seconde generazioni. Ciò che invece è un po' paradossale, scusatemi se mi diverto anche a fare qualche. qualche Dire qualcosa di divertente, ma eh, no, è sempre meglio sdrammatizzare, d'altra parte siamo italiani. È che la presunzione sia di chi sostiene l'opportunità di questo provvedimento, sia di chi è virulentemente contrario, è che questa cittadinanza italiana abbia un valore elevatissimo, inestimabile, no? che questo <ride> è veramente ridicolo, no? Perché tra l'altro nel momento di conferimento della cittadinanza, no? le persone giurano sulla Costituzione, eccetera, eccetera, il prefetto, ci sono queste cerimonie, però bisognerebbe dire a queste persone, guardate che voi... Assumete la responsabilità in solito di 2.350 miliardi di debito pubblico che entro i quattro anni futuri no, è rappresentato da titoli che arriveranno a scadenza e devono essere rinnovati. Quindi, voi accettando, accettando la cittadinanza italiana siete responsabili in no? perché, come sappiamo. Recentemente quando un paese fa default i beni di quei cittadini no? anche all'estero vengono tutti bloccati da chi, no, ecco, come è successo per gli islandesi, non si è mai parlato molto, ma no? anche per gli. Quindi attenzione che la cittadinanza non è solo diritti a queste persone, diamo anche dei doveri. Probabilmente prima il Presidente della Scuola parlava di altri doveri, ma c'è anche questo che non è secondario. Ora, in realtà il problema delle seconde generazioni è abbastanza difficile perché c'è una tendenza, bene descritta dal collega sbraccia al disorientamento, ma anche prima del, dal vicario vescovile: al disorientamento dell'identità, alla confusione no? e a una certa primività. Primitivizzazione, un pochino in queste manifestazioni di protesta. Ora il problema è, è bene assegnare la cittadinanza a queste persone perché può essere un tendere una mano, un'apertura, un gesto utile, però, se non accompagnato con l'altra mano, con qualcosa di concreto. Può anche rivelarsi eh, semplicemente una banalizzazione della cittadinanza più che un atto concreto di integrazione. Quindi, bisogna fare attenzione quando si compiono queste, 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 no? si, si, si compiono queste aperture, che questa apertura deve essere valorizzata e seguita da altri tipi di intervento. Dico questo anche perché vedevo del, una sintesi di statistiche di un'indagine un fatta LISTA del 2015 dove solamente il 46% dei ragazzi eh, chiamiamoli stranieri, poi le situazioni sono molto belle, si sente italiano. No? E solo il 17% di quelli che sono arrivati che... Avevano più di 10 anni no, dalla nascita. E solamente il 50% vuole rimanere in Italia. Cioè, qui, eh, ecco, queste cifre possono essere lette in modo diverso, sia per dire che dobbiamo fare qualcosa di più per questi ragazzi, possono anche essere lette per dire attenzione, che poi, in realtà è stato anticipato questo argomento e anche sviluppato da, da Sbraccia. Attenzione che poi eh, molti di questi la cittadinanza italiana proprio non sanno che cosa farsene e alcuni la vogliono ottenere semplicemente che con questa si spostano più facilmente e vanno in Francia piuttosto che in Inghilterra forse o comunque in Germania eccetera eccetera. Quindi il problema diventa molto più complesso cioè noi siamo mol, pensiamo di fargli chissà quale favore. <ride> ma adesso io scherzo però questo è, è, è in realtà un caveat nel senso che attenzione come mossa è indispensabile fare un passo verso questi giovani però essere giovani in Italia in questo momento è difficile per tutti anche per gli italiani per queste persone in modo particolare l'ambiente è difficile no? uh, c'è il pericolo di, queste, di reazioni asociali, no? si stanno già creando gang, gang no? che, che hanno comportamenti violenti dalle mie parti, nei treni, negli autobus. Il picchiaggio dell'autobus, del, no? del, 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 del contingente dell'autobus, non ho mai capito perché eh, vorranno far pagare i biglietti, immagino, ma in realtà ce l'hanno a prescindere. No? Sono questioni che lascio alla. alla al suo lavoro di analisi volentieri, piuttosto misterioso, no? e quindi eh, il problema è che eh, poi queste persone, no? queste 800.000 persone poste di fronte a una scelta, cioè faccio la domanda per acquisire la cittadinanza oppure no, cioè porli di fronte a una scelta, no? li si aiuta o li si mette in difficoltà? Allora, sicuramente una parte consistente sarà aiutato da questo provvedimento, che io sostengo ovviamente e mi auspico possa, possa essere adottato al più presto, tuttavia eh, in questo momento mi preoccupo anche per quelli che saranno anche una minoranza, ma su 800.000 non sono numeri risibili o mh, trascurabili che non saranno interessati a acquisire questa cittadinanza, avranno un atteggiamento non eh, particolarmente collaborativo se non ostile eccetera eccetera e lì c'è un lavoro che per i numeri ovviamente è un lavoro a, abbastanza enorme e quindi il problema che, eh, che vedo io un pochino su queste nuove generazioni è che ovviamente la legge aiuta ma poi ci sono sono necessarie delle misure specifiche che non possiamo demandare alla scuola. In Italia, ogni volta che c'è un problema eh, di apprendere qualcosa di specifico, fino ai vaccini: il delirio di obbligare le scuole a controllare i vaccini, che poi la Corte, nessuno l'ha detto. Ma la Corte Costituzionale ha detto che la, la, uno deve essere inserito a scuola, no? In, non, non deve essere la scuola che fa questo, la scuola, non possiamo caricare la scuola di questi compiti, ci vuole qualche cosa, uh, qualche cosa di più che non è facile neppure concepire perché abbiamo appena parlato dei fallimenti di altri modelli, no? delle difficoltà di paesi che hanno tradizioni molto più lunghe e, e fino all'altro giorno apparentemente brillanti di integrazione. No? Quando noi invece Usciamo da delle tradizioni che il professor Alessandrini ha bene, ha bene eh, descritto. Diciamo. Grazie davvero, Stefano Solari, che ci ha richiamato anche all'attenzione l'importanza dei simboli. Ci diceva prima il viso e ma ai simboli deve necessariamente seguire, precedere, accompagnare, insomma, parallelamente esistere tutto un impegno sul piano delle politiche, della gestione quotidiana, ha fatto un accenno molto. Puntuale e giusto al ruolo che l'amministrazione e le procedure che poi in base alla legge vengono gestite siano procedure umane a misura di essere umano, altrimenti il diritto che si afferma sulla carta rischia di essere poi di fatto eh, no, inattuabile sul piano eh, oggettivo. Grazie davvero e adesso do la parola a Sua Eminenza Monsignor Giancarlo Perego, esce di Ferrara Comacchio, che ringrazio per il suo intervento. Eh, ringrazio anch'io per l'invito. Penso che l'invito venga dal fatto che fino a qualche mese fa sono stato direttore della Fondazione Migrante, se prima ancora in Caritas Italiana, e responsabile del centro studi con la pubblicazione di quei rapporti che riguardano gli italiani nel mondo da 13 anni e da 26 anni il rapporto immigrazione. E quindi un primo elemento che credo sia importante sottolineare è che. Eh, il discorso sulla cittadinanza, che nel 2011 ha portato anche eh, molte realtà della, della società civile a mettersi insieme per realizzare una proposta di legge popolare, l'Italia sono anch'io, eh, nasce anzitutto da questa constatazione molto ovvia: che l'Italia di questi 25 anni è cambiata perché. Eh, 6 milioni di persone sono arrivati in Italia, di cui un milione hanno chiesto poi la cittadinanza italiana. E quindi c'è un popolo di 5 milioni di persone, di 198 nazionalità diverse, che sostanzialmente sta creando cultura, sta creando famiglia. 814 mila studenti, 2 milioni di famiglie, sta creando economia, 2 milioni e mezzo di lavoratori, 560.000 imprenditori e quindi l'Italia di oggi ha una realtà concreta che è diversa. E di fronte a questa realtà concreta diversa le nostre città stanno cambiando hanno volti, storie diverse, scuole diverse, luoghi di lavoro diversi, associazioni anche diverse. E quindi eh, di fronte a questa diversità, una domanda credo abbastanza naturale da un punto di vista eh, culturale, da un punto di vista politico, eh, è questa. Da un punto di vista culturale, se valga ancora la pena... Eh, sottolineare di più l'elemento etnico rispetto all'elemento umano, l'elemento razziale rispetto all'elemento della persona, con persone di 198 nazionalità diverse. Sul piano politico in una democrazia domandarsi se è bene accelerare l'esercizio della cittadinanza, la partecipazione, la responsabilità o ritardarla. E da un punto di vista sociale se non sia importante continuare un cammino che di fatto dalla Costituzione in poi abbiamo realizzato. Dalla Costituzione dal 48 in poi noi abbiamo esteso pari dignità in termini partecipativi agli uomini e alle donne. Nel 1912 quando era Stata fatta la legge sulla cittadinanza italiana, era solo il pater familias che aveva la cittadinanza, se il pater familias perdeva la cittadinanza, tutti i membri, la moglie, i figli, eccetera, perdevano la cittadinanza. E quindi questo elemento credo che sia molto importante anche questo cammino. Dopo il 1948, noi abbiamo visto un allargamento della partecipazione col voto alle donne ma abbiamo visto anche via via un allargamento di percorsi di cittadinanza, nel senso di riconoscimento che alcune persone sono parte di una città. Eh, la Merlin con l'abolizione dell'NN eh, sulla, sulla carta di identità dei figli naturali, un processo che poi si è concluso sostanzialmente recentemente di uguaglianza. Abbiamo visto nel 1958, sempre a Merlin, riportare in città 20.000 donne che erano nelle case chiuse con la legge Merlin, un fatto straordinario. 20.000 donne che sono diventate da schiave, madri, donne, eh, lavoratrici, 400 sono diventate religiose. Eh, a 20.000 donne si è data dignità, cittadinanza, si è trovato lo spazio nella città. Nel 78 con, eh, con Basaglia eh, sono ritornate in città delle persone che erano una città nella città, coloro che erano nel, negli ospedali eh, manicomiali. C'è ancora l'ultimo tassello che dobbiamo fare no? sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Nel 75 abbiamo visto la nuova legge, sulla, la legge Gozzini, abbiamo riportato in città con l'alternativa di pena, e abbiamo riletto la pena per delle persone che erano in carcere. Ecco, questo percorso sembra oggi invece interrompersi di fronte a delle persone che arrivano ai 198 nazionalità che non hanno, eh, diciamo, una patologia. Hanno commesso un reato, eh, sono malati di mente, sono prostitute, sono... Ma Paradossalmente, eh, di fronte a queste persone, lavoratori, madri, padri di famiglia, studenti, eccetera, c'è una reazione eh, sul piano sociale che è peggiore rispetto a quella che da dopoguerra fino ad oggi abbiamo costruito. Mentre eh, ancora una volta fermandoci sulla razza. Tra il 1998 e il 2011 abbiamo dato cittadinanza italiana a un milione di persone che non sono mai venute in Italia, ma che sono in Argentina, in Brasile, in vari paesi, mentre solo a 100.000, nello stesso periodo, persone che sono nate o sono state 10 anni o hanno raggiunto il diciottesimo anno d'età in Italia. Capite allora che c'è una sorta di schizofrenia, ecco, da questo punto di vista nella lettura del fenomeno. E allora il primo significato reale eh, di questa legge che si è rispetto alla proposta che era stata fatta dalla società civile che si è sempre più, diciamo, ridotta in alcuni particolari a noius soli temperato e a noius culture da questo punto di vista il primo significato è quello di continuare quel cammino, quel percorso sociale che ha caratterizzato la nostra democrazia e che non ha portato insicurezza, ma ha portato più sicurezza. La persona che eh, è uscita dalla, dalla, dalle case chiuse nel 1958, eh, è diventata madre di famiglia lavoratrice, ha portato più sicurezza. La persona che nel 75 gli si è dato la possibilità dell'alternativa di pena, eh, su 10 persone che vanno in alternativa di pena, 9 non commettono più un reato. Su 10 persone che fanno solo il carcere, 9 commettono ancora un reato. Intelligente è stata la cosa. Riportare in città le persone che erano in un contesto manicomiale ha portato una sicurezza per queste persone che erano insicure. E allora continuare questo. Processo di sicurezza sociale che diventa un processo di partecipazione perché chi ha la cittadinanza ha il diritto di voto. Eh, sul piano scolastico eh, non ci sono tutte quelle problematiche che tante volte alcuni studenti hanno, universitari ma non solo, anche un liceale. Il progetto Marco Polo che prevedeva. Che nel eh, quarto anno di liceo si potesse fare un'esperienza da parte dei liceali all'estero ha tagliato fuori completamente tutti i ragazzi delle scuole superiori, ad esempio, che avevano eh, questa possibilità e che erano non cittadini, strani, non cittadini italiani. Più partecipazione, più inclusione che sono le parole che forse oggi sono importanti a questo punto di vista. È chiaro che questo processo non deve essere da solo, una legge da sola non fa nulla, ma deve accompagnarsi e valorizzare quegli altri processi che vanno nella stessa direzione, che abbiamo anche anticipato fortunatamente, non con una legge, ma con una sentenza della Corte Costituzionale, ad esempio il servizio civile del. Degli, dei giovani immigrati presenti nel nostro Paese. Ma era più, in questo momento ha più senso che le persone che provengono da altri Paesi siano dentro la città o che siano fuori dalla città, che siano dentro dei processi di riconoscimento sociale, di attività, eh, di attività sociale, ambientale, culturale o siano fuori, esclusi. Perché questo è l'elemento fondamentale, fare in modo che di fronte ai diritti dell'uomo, eh, eh, ricordati dalla Rivoluzione francese, eh, che tra l'altro quella, quella carta parlava diritti dell'uomo e del cittadino, e quindi erano quasi unite le due cose, non far diventare oggi, come sta diventando purtroppo, la cittadinanza e la residenza strumenti di esclusione. E non strumenti di tutela, perché se noi utilizziamo questi strumenti per indebolire la sicurezza della persona, la sicurezza sociale e il bene comune, rischiamo di fare di questi due strumenti degli strumenti che indeboliscono il principio fondamentale, che è la dignità e la tutela della persona. E allora questo strumento credo che abbia un valore oltre che concreto, fortemente. Eh, sociale, politico e culturale. E unito a un processo sul quale ancora una volta, come abbiamo fatto dopo il 48 e lo avevano fatto due grandi politici, Moro e Gonella, quando inserirono nella scuola l'educazione civica. C'era bisogno di ricostruire unità nel paese, unità fra differenti ideologie che l'avevano diviso, correnti eccetera, c'era bisogno di ricostruire unità noi nel 2008 abbiamo fatto lo stesso percorso. Il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito il nuovo insegnamento, Cittadinanza e Costituzione. Unire questo elemento alla legge, alla legge al servizio civile, a tutti gli strumenti che possono diventare importanti per educare a una rappresentanza sul piano sociale, politico, in un momento in cui la rappresentanza sta perdendo significato nella scuola, vediamo quanti vanno a votare dopo i decreti delegati degli anni 70, in un momento in cui abbiamo, eh, siamo sotto il 50% per eh, le, eh, chi va al voto, forse non soltanto per gli immigrati, ma attraverso il popolo degli immigrati si può costruire effettivamente una nuova stagione di partecipazione nella differenza di inclusione sociale e di attenzione reale alle persone che sono nel nostro paese, perché il problema vero è questo: fare in modo che facciamo un salto che finalmente dia valore alla terza parola di quella rivoluzione francese. Libertà e uguaglianza l'abbiamo il problema vero è la fraternità. Considerare, e uso una parola che da 50 anni nel magistero sociale della Chiesa eh, si, si dice, ma era una parola che il cittadino Paolo aveva già detto nelle sue lettere: un, romano, un cittadino romano che utilizza la propria cittadinanza per salvare la sua vita. Eh, utilizzare e valorizzare veramente la parola fraternità nel senso che il mondo effettivamente è una sola famiglia, è un villaggio, McLuhan l'ha detto in termini comunicativi, ma non basta farlo diventare in termini comunicativi, dobbiamo farlo diventare reale, cioè in termini di concrete esperienze sul piano sociale, politico e culturale. E quindi credo che questa legge è un segno importante che disturba... L'individualismo, il qualunquismo, il nazionalismo, i fascismi di ritorno, le esclusioni di ritorno e punta l'attenzione invece a un obiettivo maggiore una maggiore sicurezza sociale, un'attenzione alla costruzione del bene comune dove nessuno può essere escluso, ma tutti possono diventare da subito responsabili, quando non sono semplicemente turisti, come 60 milioni di persone che arrivano in Italia ogni anno, ma quando fanno della città un punto, un luogo importante per lavorare, per studiare, per costruire famiglia, per vivere sostanzialmente. Un tassello importante della loro vita. Eh, Un'ultima osservazione: eh, io credo che in questo momento questo, eh, questo tema di un allargamento della cittadinanza sia molto importante anche per un'altra ragione. Noi oggi stiamo assistendo sostanzialmente a un periodo eh, in cui ritorna in maniera pesante, ad esempio, il tema della guerra, 37 guerre in atto. La guerra ha sempre fatto apolidi, soprattutto quando ha distrutto degli stati. Noi abbiamo in Italia 15.000 bambini che sono nati in Italia e che sono apolidi perché sono arrivati dalla ex Jugoslavia dove sostanzialmente si è distrutto uno stato, sono nati tanti stati, loro sono fuggiti, i genitori sono arrivati in Italia, quando sono arrivati in Italia sostanzialmente... Il loro passaporto non valeva più e questi bambini non sono stati riconosciuti sostanzialmente cittadini italiani, ma sono tuttora polidi perché sostanzialmente quel genitore aveva una cittadinanza che in realtà non esisteva più. Oggi ci sono 37 paesi al mondo che stanno facendo la guerra, nasceranno nuovi stati, si parla già di una. Almeno divisione della Repubblica Democratica del Congo, se non triplice divisione. È nato un Sud-Sud e un Nord-Sudan. Stanno nascendo nuovi contesti sul piano generale. Alcuni paesi stanno sostanzialmente per i disastri ambientali e per il cambiamento climatico perdendo la loro terra, diventando apolidi, tant'è che lo scorso anno il Papa ha sottolineato l'attenzione su un piccolo. Eh, popolo, una minoranza etnica che vagava nell'oceano indiano e nessuno non poteva sbarcare in nessuno Stato perché non aveva più la sua terra, non aveva più il suo Stato. Quindi oggi il superamento dei confini, il superamento del nazionalismo diventa uno strumento fondamentale per tutelare le persone e quindi mai come oggi dobbiamo fare questo. E essere in un Paese come l'Italia che di fatto Tollera che un bambino che nasce in Italia di fatto rimanga apolide fino al diciottesimo anno d'età, di fatto perché non è nato nel suo paese, è nato in un altro paese e questo paese non lo ha riconosciuto. E quindi l'unico paese che ha conosciuto è l'Italia, l'unica lingua che conosce tante volte è l'italiano, l'unica scuola che ha frequentato è quella. L'unica realtà, credo, che superare questo questa sorta di apolidia di fatto sia un passaggio fondamentale nel nostro Paese e sia veramente un segno di questo mondo che è sostanzialmente una famiglia e che superando effettivamente i confini non solo ne avremo un beneficio sul piano economico, la ricerca dell'Università Europea di Firenze, no? ma avremo un grande vantaggio sul piano effettivamente della costruzione di un mondo più giusto, più solidale e più capace di garantire eh, la pace e la giustizia. Ecco, mi fermo qui. Grazie. Grazie davvero, amo, signor Perego. Io direi ovviamente, perché il tempo stringe, prima di consentire ai relatori di fare un secondo giro, qualche ulteriore breve considerazione, interloquire anche tra di loro, volevo chiedere se c'era qualcuno che voleva porre dei quesiti o qualche intervento dal pubblico, questo è il momento. Non vi affollate così in tanti. <ride> Prego. No, sì, allora, rispetto agli interventi molto interessanti che ho ascoltato, mi sembra di capire che il tema sia quello dell'identità. Da un lato c'è chi ha paura di perderla e dall'altro c'è chi invece desidera acquistare un'identità. Eh, il legislatore italiano forse è stato particolarmente illuminato perché comunque al di là ehm, appunto della cittadinanza, come diceva giustamente il professor Giupponi, ha assicurato diritti fondamentali a chiunque, quindi a prescindere dalla cittadinanza. E in particolare diciamo che i due sistemi che hanno questa, questa ispirazione inclusiva sono il sistema dell'istruzione e quello della sanità. E ehm, vivendo appunto da insegnante diciamo, le problematiche del sistema istruzione, eh, l'inclusività eh, presenta comunque delle inclinature, perché noi parliamo di immigrati, ma gli immigrati appartengono a varie etnie, quindi eh, essere inclusivi significa conoscere quelle culture che non sempre si aprono no? e quindi risulta molto difficile raggiungerli anche nelle loro realtà familiari e questo è di ostacolo chiaramente all'azione educativa e formativa della scuola. Quindi mi chiedo a livello di politiche eh, amministrative eh, cosa si possa fare, lo chiedo al sociologo come al giurista, insomma allo storico, anche rispetto a quelle che sono le esperienze degli altri paesi che prima dell'Italia hanno Ehm, operato in questo senso, quindi quali politiche amministrative, quali eh, strumenti possano essere utili oggi per eh, poter realizzare un'inclusione reale e non solo enunciata, io penso ai documenti del MUR, alle circolari che ogni giorno leggiamo, eh, mi viene in mente il mediatore culturale come figura istituzionalizzata, cosa che non c'è, però lascio a voi vogliamo fare, eh, raccogliamo magari altre domande, se ci sono così dopo... È stata un'idea felice la mia di voler raccogliere altre domande, allora intanto rispendiamo a questa e in particolare eh, ci vuole ovviamente di noi, non so se Disa e di Luca che sono stati, eh, ma chiunque, se volete... Sul, sul, su, sul, 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 sul. Partirò con un breve racconto. Io ho una compagna che lavora alla scuola materna eh, qui nel comune di Bologna e che mi racconta un episodio della settimana scorsa che è questo. Porta i bambini fuori per un'iniziativa, una visita museale, sono piccoli, <coughs> 4 anni, e ritorna verso la scuola. Forse voi avrete seguito la dinamica anche mediatica relativa alla al parco della Montagnola. A Bologna succede una cosa eh, per certi versi straordinaria. I bambini, diciamo così, salendo la rampa della montagnola, attraversano diciamo così, questo spazio dove ci sono molti giovani eh, subsahariani che un paio di anni fa sono arrivati eh, come richiedenti asilo, eh, sono stati un paio d'anni a girarsi i pollici: adesso qualcuno di loro spaccia stupefacenti. Una, I bambini comunque sono curiosi, no? si, si, guardano, eh, si guardano intorno e una di loro, una bimba, interviene e dice non guardateli, sono negri. La bambina è ebano, eh? ebano. Cioè, la, la bambina è decisamente nera, diciamo così, eh, come, eh, come d'altra parte. Eh, come d'altra parte i genitori. No? Eh, questo diciamo così ehm, ci dà l'immediata dimensione di quello che può essere eh, la difficoltà eh, eh, no, di gestione rispetto anche ad elementi di paradosso identitario eh, così profondi e beh, molto interessante lo stimolo rispetto al fatto di dire sì, se sì, d'accordo, no? però poi si incontrano elementi di chiusura. Eh, di diffidenza, certo. Allora io di politiche scolastiche, al di là di questo riflesso familiare, non mi sono mai particolarmente occupato. Quello che posso dire è che secondo me una chiave di azione strategica così, per decostruire in anticipo è quella sulle politiche abitative. Cioè noi non possiamo andare avanti con i Garibaldi 2 a Calderara di Reno con le concentrazioni eh, del pilastro, diciamo così, con, eh, chi mi ha preceduto l'ha detto chiaramente, cioè o i meccanismi di interazione diventano fluidi e dispersi dentro i tessuti urbani oppure se si procede in una logica di segmentazione e isolamento poi è chiaro che la rincorsa già dal punto di vista dell'istituzione scuola è una, rincorsa, eh, è una rincorsa difficile. La chiave che peraltro è delicatissima dal punto di vista del consenso politico, piuttosto è secondo me la prima da implementare con decisione, è una politica dispersiva, io sono schierato da questo punto di vista eh, rispetto... Eh, alla residenza rispetto alle residenze e alle politiche abitative. Certo è significativo che, rispetto eh, invece alla rete dell'accoglienza SPRAR, no? cioè per cui legata ai flussi in ingresso, noi ci troviamo di fronte certo ad esempi virtuosi, ma anche a sindaci che ritirano la propria adesione finché non saranno definitivamente obbligati perché temono di pagarla in termini di consenso elettorale. No? Per cui, diciamo così, un conto è ragionare in termini di modello, anche su policy concrete, un conto è poi eh, tentare di giocarsi la partita, eh, che comunque è anche una partita di consenso, però io condivido pienamente. Cioè, è evidente che è il momento del coraggio, da questo punto di vista non so se ho risposto a qualche titolo sì, collegandomi a quanto diceva eh, il problema di oggi eh, è proprio questo in questi 25 anni al di là appunto che, mh, di alcune dichiarazioni di intenti anche del MIUR la prima circolare sull'intercultura di 25 anni fa e al di là di alcune mh, buone prassi che sono nate dal basso dentro le nostre realtà sia sul piano scolastico, sia sul piano ambulatoriale, sia sul piano medico di mediazione o altro. Il problema vero oggi è proprio cambiare un po' il paradigma. Noi siamo andati avanti in questi anni sostanzialmente con il paradigma che dobbiamo politico che dobbiamo difenderci da questo mondo. E quindi la legge è andata in questa direzione, le risorse al 95% sono andate per la sicurezza, meno del 5% per l'integrazione. Ancora adesso, di fronte al piccolo fenomeno di una città nuova, in un'Italia che perde 200.000 abitanti all'anno. 200.000 persone che sono arrivate in quattro anni e, sono, e si sono fermate nel nostro paese, delle 620.000 che sono passate sbarcando sulle coste. 200.000 persone, cioè questa città che rimpiazza un'altra città con l'età media di 21 anni, paradossalmente è stata affrontata ancora con come difendersi. E quindi CAS, centri di accoglienza straordinari, con l'indebolimento dell'unico sistema che doveva essere quello dello SPRAR, un sistema familiare di accompagnamento sul territorio con le realtà associative dentro un piano di zona, dentro un tavolo territoriale e questo. E quindi noi oggi ancora viviamo l'idea che il Ministro Minniti, cioè il Ministro dell'Interno, debba ancora fare tutto, tant'è che adesso fa lui il piano integrazione. Ecco. Nel, nel 98 almeno la legge sull'immigrazione era stata fatta dal ministro dell'interno napolitano e dal ministro della solidarietà sociale che era da Turco, mentre adesso tutto fa, fa eh, il ministro dell'Interno. Cioè siamo ai tempi di Scelba, cioè l'Italia è in pericolo, eh, c'è il terrorismo, c'è eh, fondamentalismo, bisogna difenderci e quindi questi 200.000 giovani anzitutto diventano le cavie di questa idea di cui... e questo è ciò che indebolisce invece risorse che potevano diventare importanti in ordine invece a questo accompagnamento, questa mediazione. Faccio solo un esempio, eh, siamo nel 2015, alla fine del 2015 arriva un, un barcone Augusta, sono 260 persone, di cui 150 sono minori non accompagnati, con l'età media, come il 90% dei minori non accompagnati, fra i 15 e i 17 anni. Dove mettere questi minori non accompagnati? Allora a Augusta, c'era una scuola che era chiusa perché è inagibile, li hanno messi dentro questa scuola. Dentro questa scuola in 150 con quei quattro bagni, eccetera, e fuori dalla scuola hanno messo 24 ore su 24 una camionetta con quattro poliziotti per difendere il quartiere. Si è aspettato una settimana perché un educatore, un insegnante, un medico andasse dentro in quella scuola. Questa è l'idea che abbiamo. Eh, che di fronte agli arrivi la prima cosa è troviamo dove metterli in. E in città significa quale quartiere sacrifichiamo per questo. E invece, quando ci fu la migrazione interna in Italia negli anni '50, dal sud verso il nord, e arrivavano in migliaia a Firenze, un sindaco come la Pira, insieme a un grande architetto, un cattolico e un ateo, Michelucci, dissero. Eh, che quartiere facciamo per questa gente che sta dormendo sotto i ponti dell'Arno, eh, che vengono presi per il collo dagli affittacamere, eccetera? Costruiamo un quartiere, ma la prima cosa che facciamo non chiamiamo i palazzinari facciamo una scuola, facciamo l'ambulatorio, facciamo il giardino, facciamo la biblioteca e facciamo la chiesa. E fecero così. E poi facciamo delle case. Tutte col giardino davanti, a quattro piani come massimo. Nacque l'isolotto, il quartiere del 68, il quartiere della partecipazione, il quartiere del rinnovamento di una città. Andate di là dal raccordo a Roma: sono arrivate 100.000 persone, ci sono palazzi di 21 piani che sono nati subito, piccoli. Appartamenti piccoli perché la famiglia non ci deve stare, guadagniamo di più se mettiamo appartamenti solo di 40 metri quadri. Non c'è una chiesa, non c'è un giardino, tantomeno una scuola e tantomeno una biblioteca. E poi ci si domanda perché lì c'è delinquenza e criminalità. Capisce, se al primo posto c'è difenderci, senza conoscere neanche le persone, c'è l'economia e quindi gli affari eccetera, succede quello che è successo il primo anno della gestione della, dei richiedenti asilo e rifugiati che sono sbarcati, che noi abbiamo sentito al telefono uno dire guadagno di più con gli immigrati che con la droga. Un miliardo di euro il primo anno è stato dato, non i comuni. Per sistemare un appartamento e mettere quattro persone, per eh, avere un educatore in più, un assistente sociale in più, eh, per arricchire il patrimonio di persone attorno a persone nuove che arrivavano, ma per arricchire dei mafiosi. E questo il salto di qualità che forse oggi dobbiamo. Eh, Aiutare a fare questo discorso di coraggio, ma che è anche intelligenza, perché stiamo sprecando delle risorse, delle possibilità. E il 2050, quando avremo 14 milioni di immigrati in più in Italia, se così è il trend, e 12 milioni in meno di italiani, o prepariamo un'Italia diversa, un'Italia dove anche la didattica nelle scuole cambia. Il tipo di insegnamento, eccetera, dove l'ospedale cambia, dove il quartiere cambia, dove la, la politica anche cambia, cambia anche il, il sindacato, eccetera, con un'attenzione eh, a determinate realtà che riguardano i diritti anche e i doveri dei lavoratori, delle famiglie e altro. Diversamente, andiamo alla conflittualità sociale, o alimentata da pochi o creata da alcuni meccanismi, perché paradossalmente eh, sono cresciuti gli immigrati e in questi anni e diminu sono diminuiti i reati e chi ha fatto questo, questa invece eh, politica sulla sicurezza non ha letto neanche i dati. E quindi da questo punto di vista credo che oggi sia importante dare dei segnali diversi e questo è un segnale diverso, ecco, secondo me. Eh, non, non trasforma, ma inserito dentro questo percorso che dobbiamo fare insieme eh, con, eh, a partire anche dalla società civile, forse può aiutare a leggere con realismo e concretezza l'Italia di oggi e l'Italia di domani. Ecco. Non so se volevo... non L'integrazione in questi ultimi anni, nei primi anni più che altro, è stata gestita in modo un po' naturalistico: nel senso che si è ottenuto integrazione attraverso il lavoro. Quindi, finché c'è stato lavoro, eh, il flusso di immigrazione in qualche modo non ha dato problemi giganteschi. Ha dato dei problemi, soprattutto legati al fatto eh, che è stato citato da, da, da Sbraccia, cioè a una cattiva gestione urbanistica. No? Chi concentra queste persone in un quartiere, a parte che tende a incenerire il quartiere, ma tende a generare problemi che no, no, non non sono poi risolvibili facilmente, ma a parte questo, eh, nei, eh, fino a qualche anno fa il grosso degli immigrati che, lavora, che lavorano era assorbito da micro imprese, piccole imprese e quindi il destino dell'integrazione dell attraverso la socializzazione del lavoro più o meno ha dato dei risultati sicuramente non ottimali ma tutto sommato di buon livello. Una volta che si integra il padre o la madre, eccetera, eccetera, anche la famiglia in qualche modo, soprattutto se ci sono risorse, no? tende in qualche modo a. E questo ha funzionato abbastanza bene finché non siamo entrati in crisi. E soprattutto finché non si sono incominciate a fare delle politiche più o meno esplicite di eh, marginalizzazione e di mh, dismissione delle imprese di, eh, di minore dimensione, nel senso che le nostre istituzioni finanziarie, ma anche dalla Banca Centrale sino a hanno cercato di favorire la crescita delle imprese mettendo sempre, chiudendo i rubinetti di finanziamento, soprattutto le imprese minori o mettendole in altri tipi di difficoltà, nel senso creando una competizione che abbassava i prezzi a livello... Lì si è generato un, un fenomeno molto difficile da gestire che è quella, il fatto che il piccolo imprenditore che comunque non ha prospettive di vita alternativa alla sua impresa ha incominciato a... Risparmiare sul lavoro mettendo in serie difficoltà anche i collaboratori, no? Cioè, questa è stata una dinamica nella crisi che ha generato molti problemi e quindi il nostro sistema economico ha una struttura che è abbastanza fragile perché dipende molto da un certo senso di radicamento e di collaborazione che è quello che tiene in piedi le imprese minori e. Ehm, e no? a rischio di degenerazione, se l'impresa minore non tiene, si generano fenomeni abbastanza automaticamente, eh, piuttosto de deprecabili. Diciamo. La schiavizzazione, no? dai rapporti di istituzioni internazionali, siamo uno dei principali paesi europei in cui si sta reintroducendo di fatto la, una specie di neoschiavitù. No? Eh, non tanto al nord ovviamente quanto più al sud in certi contesti ma insomma è, è un problema abbastanza generalizzato e eh, chiaramente questo eh, è quel presupposto senza il quale poi anche le politiche sociali, anche altri strumenti e la stessa scuola poi si trovano in difficoltà, perché quando tu hai il ragazzo dei genitori che hanno perso il lavoro oppure un, lavora solo uno a 600 euro al mese, puoi fare quello che vuoi ma ci sono delle dinamiche che diventano incontrollabili alla fine. Quindi se Dopodiché c'è stato un flusso di eccesso, no, di immigrazione che ha creato persone che poi riemergono eh, agli angoli delle strade, eccetera, eccetera, e quelli che sono anche di difficile eh, controllabilità, nel senso che non c'è nessun meccanismo di socializzazione, secondo me, ma ovviamente il collega qui sarà molto più <ride> eh, capace di usare eh, gli strumenti della sociologia che, 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 che ti consenta in qualche modo di... No, di inserirlo in una società con la sua dignità, eccetera, eccetera. Quindi lì ovviamente secondo me senza il lavoro cambiano radicalmente i problemi e anche strumenti che potevano essere di abbastanza chiara no? identificazione saltano. No? saltano. Eh, ovviamente ci sono sempre le reti di salvataggio ultime ma. Sono sempre abbastanza problematiche, cioè non si può sempre fare affidamento sulla mensa della carica, no? non è un meccanismo di socializzazione, è, un, è una rete di salvataggio no? è, è estrema. No? Quindi, eh, effettivamente, senza, senza lavoro, no? è inutile dire che vengono a pagarci le pensioni, perché senza lavoro né pagano le nostre né le loro, ma neanche, eh, neanche no? facciamo nessun progresso nella loro integrazione. Sì, a questo punto qualcosa in questo senso. La prima sollecitazione, identità. Identità è ovviamente una necessità psicologica per chiunque di noi. Però dobbiamo sapere due cose. Primo, che anche la nostra identità intima è fluida e plurima. Io non ho la stessa identità di dieci anni fa, di vent'anni fa, di trent'anni fa. Eh, 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 cambiamo molto è plurima non c'è soltanto l'io il superio l'inconscio no abbiamo tante identità tante biografie possibili che convivono a volte in modo conflittuale a volte in modo molto pacificato ma siamo tante cose e questo è l'aspetto da considerare positivamente se consideriamo invece l'identità dal punto di vista politico è la cosa più pericolosa che ci sia perché identità è un termine fascista, è un termine ultranazionalista, seccato nella dimensione sociale. Perché cosa vuole dire? Vuole dire che esiste un'identità giusta e un'identità da escludere. Allora, sono bianco, italiano, cristiano, eh, cosa vuol dire identità? Davvero identità è fortezza Europa, come si diceva prima, è quella cosa lì. Quindi è pericolosissima. Come si faccia l'inclusione e l'integrazione? Io non lo so. Ma le cose dette sono bellissime. Io però ho studiato come si fa il contrario, come si fa la disintegrazione, come si fa l'esclusione. E su questo devo dire, ehm, devo dire una, una, una nota personale della quale mi scuso. Eh, si dice che chi studia la storia deve essere freddo e distante. Io devo dire che faccio a tratti molta fatica a, a rimanere tale, non, mi viene in mente una. Una espressione di Goethe, che non dirò in tedesco perché il mio tedesco è pessimo, il mio cuore è pesante, ecco su questo davvero è difficilissimo misurarsi. Eh, il nostro problema è che il modello razzista è facile. Il nostro problema è che il razzismo è una risposta semplice a problemi complicati. Il nostro problema è che se noi vogliamo sfidare il razzismo, la xenofobia, eh, le politiche eh, appunto nazionalisticamente. Identitarie di destra e di ultradestra, di chiara matrice eh, fascista o imperialista, se ritorniamo a fine Ottocento, dobbiamo pensare che non possiamo avere risposte semplici, che noi possiamo proporre un processo lungo di educazione e di autoeducazione, si intende, ma non abbiamo risposte immediate, perché sull'immediato hanno ragione loro, anche perché, come ha scritto un grande storico della Shoah eh, francese Georges Bensoussan lui parlava di ebrei ma parlava anche di razzismo in generale non esiste possibilità di risposta razionale al razzismo perché il razzismo è passione e tra passione e ragione vince sempre la passione questo no, non c'è ombra di dubbio lo abbiamo visto sempre la classe operaia tedesca che era la più forte d'Europa, la più organizzata la più consapevole, la più democratica ha si disgrega e aderisce al nazismo in pochissimi anni, in un processo accelerato di disfacimento di tutte le sue consapevolezze, di tutte le sue conquiste civili, di consapevolezza civile, di, di, di organizzazione sociale. Allora la tragedia? È che noi dobbiamo rispondere con misure quelle che sono state dette ed altre ancora. Anche questa legge, naturalmente è una legge debole, insufficiente, insoddisfacente, ma dal punto di vista simbolico ha un significato enorme e quindi la si faccia. Ma tutto questo non servirà se dietro non c'è un paese reale che si muove, se dietro non c'è la politica, quella buona, quella dal basso, quella diffusa. Eh, il mio amico eh, Tommaso Tuponi... Eh, 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 sa bene, perché è stata occasione di una battuta che ho fatto una volta e lui me l'ha passata, da costituzionalista gli sono molto grato, noi siamo un Paese che ha avuto una pessima Costituzione e un'ottima politica e oggi ha un'ottima Costituzione e una pessima politica, dunque la norma serve il giusto, noi abbiamo avuto nel 1946-47 una politica straordinariamente creativa, coinvolgente, conflittuale, ma capace di... Costruire positivamente, e d'altra parte, guai se non ci fosse conflitto, no? Eh, è il fascismo che nega il conflitto per trasformarlo in guerra e avere qualcuno che prevale con la forza. La violenza è una semplificazione, la guerra è una semplificazione, le costituzioni eh, antifasciste le costituzioni dopo la seconda guerra mondiale sono quelle invece che prevedono che il conflitto si dispieghi liberamente, rimanendo entro certi termini, perché il conflitto è identità, ancora una volta ma il conflitto sano, quello costruttivo quello che porta non già alla ricomposizione di ciò che non è ricomponibile ma questo lo vogliamo fare i fascisti di dire il conflitto si risolve stabilendo chi ha ragione, non è così ci sono tanti conflitti sui quali la ragione non esiste e sono difficilmente ricomponibili allora, il conflitto che si dispiega democraticamente consente di fare sì che si raggiungano delle mediazioni temporanee. Ora, siccome la politica, siamo in un'epoca in cui la Costituzione invece è ottima, ma la politica è pessima, ci dicono che la mediazione non esiste, ma esiste solo il basso compromesso. E quindi il basso compromesso ovviamente è già spregevole la parola, no? E, e dunque invece la mediazione politica, quella grande, quella del 1946 per esempio, quando avevamo una Costituzione pessima perché era lo Statuto albertino per di più diciamo, brutalizzato dal fascismo, non avevamo avuto il vaglio elettorale, per cui i partiti si confrontavano tra loro in misura qualitativa e non quantitativa. Eh? C'era lo stesso numero di rappresentanti nella consulta, nei, nei diversi consessi, di partiti che, quando si è poi nati al voto elettorale, magari non avevano consenso. Democrazia del lavoro, consessi alle elezioni, aveva lo 0,6%, però aveva tanti rappresentanti quanto la democrazia cristiana che avrebbe avuto il 38% e via discorrendo. Ma quella politica qualitativa cercava di costruire qualcosa che era la capacità di trasformare il conflitto nella ricerca di soluzioni che sono sempre temporanee ma che sono nuove, cioè non è eh, una via di mezzo tra A e B, ma è inventarsi C, che forse non sarà soddisfacente, ma intanto passa avanti e il conflitto si ridisegna, anche perché il mondo cambia e i conflitti cambieranno continuamente. Ora, come si fa a fare questo? Bisogna ricominciare dal basso, io credo che i tempi ragionevoli siano un quarto di secolo, cioè il tempo di una generazione, quello che ci vuole per auto-rieducarci alla politica che è la dimensione sociale della vita, non sto qui parlando di partiti, di, di ordinamento, mm, si potrebbe discutere di questo ma non mi interessa, intendo dire quel particolare atteggiamento per il quale si fa proprio il conflitto, si fa proprio la dimensione sociale dell'individuo e si sta nella vita reale, nella vita delle cose. Oggi invece noi abbiamo una grande, gravissima subcultura che è... Usiamo i termini per quello che sono, che è fascista, perché quando si dice che esistono degli italiani, quando si dice l'Italia agli italiani, o quando si dice padroni a casa nostra, questo è fascismo distillato, perfetto, perché l'Italia non è degli italiani, primo. Secondo, chi sono gli italiani? Chi sono? Chi sono gli aventi diritto su? E cosa vuol dire padroni in casa propria? Padroni in casa propria? Adesso ancora spero che Tommaso non mi sgridi, ma il terzo capoverso dell'articolo 10 della Costituzione dice che qui ci sta chiunque abbia desiderio di godere di quella logica dei diritti che non è riconosciuta nel suo paese, tutti i diritti, non soltanto quello di sottrarsi alla eventuale tortura, no? allora, e, e tra i diritti inviolabili, i diritti fondamentali, eccetera, c'è quello di spostarsi. E, e, se noi impediamo a Uh, un siriano, un sudanese, uh, chi volete voi, di non venire qui e di rimanere là, lo condanniamo a una residenza coatta, si chiama carcere, è il contrario della legge Gozi si chiama carcere, è un carcere molto grande ma probabilmente molto piccolo per le condizioni di vita nelle quali ci si trova. Il nostro problema non è questo scambio, l'ho notato anch'io, no? una volta l'immigrante economico era buono e l'immigrante per altra natura era migrante, per altra natura era pericoloso, era dubbio e dunque pericoloso, oggi invece eh, facciamo, eh, diciamo, ci animiamo di buoni sentimenti per difendere eh, il migrante per motivi di persecuzioni politiche gravi e invece il migrante economico è quello che ci spaventa perché ci invade, perché ci porta via il lavoro, perché sono troppi, perché, perché se apriamo allora a tutti è finita. No? E, ecco, eh, questo è il vero nodo, che di fronte a questi noi diciamo padroni a casa nostra, di fronte a questi noi abbiamo una cultura diffusa che esiste un'italianità pura che si contrappone a questa gente. Abbiamo delle teorie fasciste rispolverate che difendono la purezza italica contro questi, che nessuno accoglierà mai alla luce del sole, ma che in realtà stanno permeando l'intera società e stanno permeando le forze politiche anche a sinistra. E non penso a provvedimenti di legge, normativi particolari, penso proprio ai discorsi, all'analisi razione pubblica, poi ci sono anche le norme, perché vedete io non, 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 sono stato chiamato qui a parlare non di politica e non ho intenzione di farlo però avendo io studiato un po' la storia della Libia la eh, eh, Libia del 1911 del 1931 e eh, eh, recente pensare che noi paghiamo delle bande di predoni, degli stati autoritari quantomeno dubbi perché trattengano i migranti là. Significa pagare altri per fare un lavoro sporchissimo che noi non abbiamo il coraggio di fare qua. È, è esattamente un'operazione coloniale e violentissima, fossero regimi molto migliori di, quello, di quelli che sono. In sostanza sembra quasi che noi oggi abbiamo bisogno degli stranieri per riaffermare la nostra identità in crisi. Noi siamo in un'epoca di crisi gravissima, lo sappiamo tutti, di disgregazione sociale, lo sappiamo tutti, siamo in un'epoca nella quale questa nostra società va alla deriva, che non caratterizzata dalla mancanza del lavoro, caratterizzata dalla mancanza di prospettive, soprattutto stiamo pagando finalmente il conto della crisi del moderno, eh, che abbiamo vissuto con gli anni 70, la crisi del moderno, la crisi dell'idea di progresso, tutto questo è finito, tutta questa incertezza può avere una risposta. Allora, io sono contrarissimo alle equivalenze storiche, alle facili, ai facili, alle facili comparazioni, eh, eh, sì, oh, oh, lo so, eh, chiudo, alle facissime comparazioni, però quei fascismi che hanno imposto e affermato con viva forza quella idea di nazione che noi oggi vediamo riemergere, l'hanno fatto in tempi di crisi assai simili a questi. Assai simili a questi, la grande crisi economica del primo dopoguerra, la grande crisi economica del dopo 1929, eccetera. E allora, avere lo straniero, il cittadino straniero, ci serve, ci serve per disegnare per contrapposizione a lui un bisogno di, di tradizione, di radici, di identità, appunto, la fortezza Europa, ci serve come vittimismo, ci serve per a dimostrare che c'è qualcuno subalterno a noi. Insomma, insomma il, il trattamento che riserviamo a, ai, ai migranti è una vera operazione di pedagogia politica che voglio dire con Jacques Rousseau che disse è difficile ridurre all'obbedienza chi non vuole comandare. E questo è questo quello che stiamo facendo. E questa è la cosa drammatica, straziante, che va contro tutta la nostra storia e contro... Tutta la nostra storia recente la nostra storia costituzionale che è stata, questa costituzione è stata scritta proprio contro tutto questo che stiamo vivendo in questo momento. Esattamente contro questo. Allora, io credo che oggi bisogna, bisogna da una parte intraprendere una eh, battaglia di lunghissimo periodo, perché i tempi saranno lunghissimi, una volta, tanto, ritorniamo alla buona politica, quella che va oltre le nostre brevi vite, perché i tempi sono del successo sono più lunghi e, e, non sono, e non sono immediati. E nel frattempo, di fronte a questa onda imperante, ignobile, e ignobile innanzitutto perché lei della dignità dell'uomo, questo è stato detto, la dignità è la, base di tutto, è la base della nostra Costituzione, di fronte a tutto questo noi possiamo scegliere un atteggiamento, quello che Anna Arendt descrisse così, nessuno ha il diritto di obbedire. Bene, grazie a Luca, a Alessandrini anche per questa appassionata conclusione. Eh, le regole sicuramente non sono tutto, però speriamo che possano molto vicino a noi e prossimamente aiutare a innestare quel percorso. Ho i miei dubbi, ma comunque vedremo se ci sarà questa novità. Grazie a tutti voi per essere intervenuti e eh, ci vediamo in una prossima occasione.